Workplace, insomma, o per fatti vostri, o per fatti vostri, eccetera. Chi viene da un background funzionale? Non so proprio la stessa cosa. Allora, facciamo così. Chi ha studiato i linguaggi funzionali? Cioè, quasi tutti. Chi viene da un background funzionale, cioè ha privilegiato la programmazione funzionale rispetto alla classica del C, del C++, di Java, eccetera, durante il corso di studi? Due. Quindi immagino che gli altri invece vengano da un background funzionale, diciamo, scolastico. Nessuno? Scusami, funzionale, object-oriented. Okay. Ma sono stanco, guidato da te. Allora, ok, ci siamo. Quindi possiamo dire quello che vogliamo. No, sono funzionale. Allora, quindi dicevamo, abbiamo un po' ristretto qui lo scope. Non funziona più, ok. No. Il mio radio mouse. Non so. Aspetta, torniamo qua. Ok. Allora, quindi object oriented qua intendiamo Java, Java 7 programming style, quindi l'uso di variabili mutabili, l'uso di classi e di metodi void, quindi se un metodo è void vuol dire che ha un side effect, l'uso di iterazione esterna, quindi quella che si fa con i cicli while, i cicli for, eccetera, che sono diversi da quelli tipici della invece programmazione funzionale, e l'uso dei thread. Magari non andremo fino ai thread, la presentazione parla di diverse cose, ma vogliamo lasciare un po' più di spazio all'esempio non banale, no? Perché una delle cose che si trovano facilmente in giro sono come facciamo, che ne so, random usando la programmazione funzionale, oppure la state monad in programmazione funzionale, come facciamo a venire a capo dei side effect in programmazione funzionale, e si trovano gli hello world, ce n'è un milione online. Il problema poi salta fuori quando dovete fare qualcosa di più dell'hello world, che a quel punto lì panico, perché ci sono quattro esempi nascosti dentro dei paper accademici che sono dietro un login, dovete essere dei professori universitari, se no non c'è, o roba simile, insomma. Quindi l'idea era quella di complicare un po' l'esempio hello world normale per far capire com'è che si può risolvere il problema con la programmazione object oriented e come viene risolto invece con la programmazione funzionale. Andiamo avanti. E allora, invece, sempre nel contesto di questa presentazione, functional programming intendiamo questo: variabili immutabili, immutabili, l'uso di classi, ma cercando di evitare i metodi void, perché non vogliamo avere dei side effect, quindi i metodi che andremo a usare saranno funzioni senza side effect, e poi l'iterazione interna attraverso stream, che è una classe Java. Chi è che non è familiare con Java qui? Con Java 8. Con Java, Java 8. Un paio. Due o tre, insomma. Vedremo di... Abbiamo detto, non parliamo di linguaggi, in realtà questa parte qua è ovviamente, cioè, facciamo qualcosa, quindi un linguaggio... Il concetto è sempre usare. Quello, un mezzo ci vuole per comunicare, quindi okay. Linguaggi bisogna sì. E poi vi dicevo, probabilmente la parte sui thread la saltiamo, comunque sì. In generale completable future è la parte funzionale dell'utilizzo dei thread. Quindi non è tanto l'uno contro l'altro, ma è, come diceva Mario prima, cercare di imparare da entrambi perché si diventa dei programmatori migliori. Mario ha imparato Scala ed è diventato un programmatore migliore. Vi dico la mia, io ho imparato JavaScript, potete, si può anche ridere perché ormai è facile sparare sul JavaScript, ho imparato delle cose che in Java non sono idiomatiche, che invece lo sono in JavaScript, guarda, questa soluzione qua è più elegante, posso farla anche in Java, e quindi perché no? Ok. Andiamo avanti che... Allora, quindi, primo esempio, non mi ricordo mai, rosso ero io? Giusto? Sì, quella parte, esatto. Allora, insomma, il progetto, quando abbiamo fatto questa presentazione a Roma, è che
lui faceva la parte OP e io cercavo di reimplementare la cosa in maniera funzionale per far vedere appunto le due versioni. Ma no? Abbiamo uno stage qua, meglio di più, lo rifacciamo, ok, guarda. Allora, primo esempio è quello dell'accumulatore, ok? Codice molto semplice, anche chi non mastica codice qui veramente si fanno quattro cose. Cosa abbiamo? Una lista di studenti, ok? E vogliamo fare una specie di somma di questi studenti e vogliamo semplicemente prendere tutti i nomi degli studenti e creare uno stringone lunghissimo con tutti i nomi degli studenti separati da una virgola, ok? Molto, molto semplice. Questa qua è l'implementazione object-oriented. Semplicemente uso un ciclo for, itero su tutti gli studenti, per ogni studente prendo il nome, lo appendo a questo string builder, che è l'accumulatore, ok? Appendo tutto lì, dopodiché alla fine converto lo string builder in una stringa e poi ci faccio quello che devo fare, stampo a schermo, ok? Quindi iterazione esterna, usando il for loop, e variabili mutabili. Perché? Perché lo stato dello string builder cambia per ogni iterazione. Ok? Ed è tutto, sono 5 righe di codice. Ok, quindi questa è la versione funzionale brutta, diciamo, nel senso che è funzionale perché c'è scritto una lambda dentro, però chiaramente non lo vogliamo fare in questo modo qua, perché sto mutando uno stato al di fuori dello scope della lambda, e chiaramente non è questo il modo di far funzionare sta roba in programmazione funzionale. Siete tutti d'accordo? Allora, per chi non mastica tanto... Allora, fermateci quando non si capisce, quando non siete d'accordo, quando volete dare qualsiasi feedback. Dimmi. Un secondo che spiego solo il codice e poi... Ti... Ok. Allora, giusto per chi non mastica Java, questa qua è la lista degli studenti. Dalla lista degli studenti si tira fuori questo oggetto stream, che è semplicemente un oggetto che emette uno studente alla volta di quelli che ci sono dentro la stream. Quindi invece che fare il ciclo for, uso questo stream e poi c'ho un metodo che si chiama for each, al quale viene passato uno studente per volta. Okay? Quindi qua l'iterazione è interna, perché non la governo io da fuori. Per esempio, col for loop avrei potuto fermarmi al secondo studente. Ok? Semplicemente mettevo una condizione all'interno del ciclo for e poi uscivo. Qui non posso fermarmi al secondo studente, devo per forza navigarmeli tutti quanti. Quindi l'iterazione interna viene controllata dalla libreria. Io posso solo dire, per ogni studente voglio che fai questa cosa qua. Ok? Però, come diceva Mario, ho sempre questo accumulatore mutabile. La domanda si può. Sì, scusami, la tua domanda. Te la spiego. Perfetto. Tu sei, non sei Java 8 compliant? Java 7. Sei Java 7 compliant. Ok. Ok. Vai. Allora, questa invece è la versione funzionale più corretta, nel senso che non abbiamo mutabilità. Quello che facciamo... e prendere la lista di studenti, vabbè, la mettiamo in uno stream, ma questo è un dettaglio di Java 8. Quello che facciamo è che prima di tutto utilizziamo una prima lambda, che è quella che ho scritto nella main, che praticamente trasforma la lista di student in una lista di string. Uno string in realtà, ma è la stessa cosa. È chiaro quello che fa questa funzione qui? Prende uno student, S lo student, prende uno student e ritorna una string. Quindi questo lo fa per ciascuno studente che sta nella lista, nello stream, e quindi il risultato sarà uno stream di string. Ok? Vedo sopracciglia aggrottate. No, aspetta, già mi sono perso qualcuno. Esatto. Alzate la mano. Allora, facciamolo. Allora, ok, c'è studente 1, ok, poi c'è studente 2, studente 3, studente 4, studente 5 e così via. Ok? Questa map che cosa fa? Dice, prendo lo studente 1, e lo converto nel suo nome, quindi diventa Paolo, Simone, Mario, okay. Giovanni e così via, con la virgola dopo, ok? Quindi scusa, ho solo trasformato questa cosa qua, semplicemente mi dice trasforma ogni volta che viene emesso uno studente, trasformala in una stringa, ok?
Dopodiché, cosa avremo a valle di questa cosa? Avremo semplicemente stringa 1, stringa 2, stringa 3, e prima avevamo studente 1, studente 2, studente 3, e così via. Ok? Sì. Forse c'era. No, no, vai, vai. Ma con tutte le volte che abbiamo dovuto fare una cosa di questo tipo, c'è sempre una problematica che è che rimane una virgola alla fine. Sì. Ok. Come si fa in questo caso a rimuoverla? Perfetto. Ti blocco subito qua, nel senso che si può fare anche qua, ok? Però diventa più complicato sia il for loop, perché devi avere un if dentro, eccetera, e si può fare anche qua. Immaginavo. Però è un dettaglio microscopico, ok? Quindi che non invalida tutto il resto del nostro discorso. Okay. Stai continuando sul reduce? Sì. Sì, vado avanti sul reduce. Allora. A questo punto abbiamo una lista di string, giusto? Ok. Qual era il nostro obiettivo di partenza? È avere un'unica lista che è la concatenazione di tutte queste liste. Ok? Prego? Un'unica stringa. Scusami, un'unica lista, un'unica stringa che è la concatenazione di tutte le stringhe nella nostra lista. Ok? Come la faccio questa roba qui? Con questa operazione di reduce. Ok? Reduce prende come argomento un monoide. No, la torta. No. Scherzo. No, allora, questo è davvero un monoide. Cos'è un monoide? Un monoide è un semigruppo con lo zero. No, ragazzi, aspetta. Fatemi spiegare. Dopo traduco, dopo traduco l'estate. No, è facile. Piano. Allora, come funziona questa cosa? Si parte dallo zero, ok? Ciò, lo zero che cos'è? È l'elemento idempotente rispetto a questa operazione qua. Questa operazione qua qual è? La concatenazione. Quindi l'elemento idempotente rispetto alla concatenazione di stringa è la stringa vuota, ok? Se qua avessi avuto l'addizione front end day, qua che c'è scritto? Zero. Se qua avessi avuto la moltiplicazione, qua che c'è scritto? Se qua c'è avessi avuto composizione di funzioni qua che c'avevi scritto? Bravi, ok, allora è facile. Ok, e quindi questo avete capito cosa fa? Parte dallo zero, piglia, che nel mio caso è l'A, prende il primo elemento dello stream e fa 0 più la prima stringa, e quindi il risultato è la seconda stringa. Poi ripete, prende quel risultato lì, prende un'altra stringa dello stream, e fa la concatenazione. Quello è il nuovo A. Il B è l'altro elemento nella lista. E quello è capito? Itera, fa sta roba, quindi alla fine il risultato quale sarà? Ovviamente la concatenazione di tutte le stringhe. Ok, aspetta che faccio il debugger. Ok? Allora, passo 1, abbiamo stringa vuota, Paolo. Ok? L'operazione che viene effettuata è stringa vuota più Paolo che fa Paolo. Okay? Anzi, Paolo virgola, okay? Perché abbiamo Paolo virgola. Questo risultato qua viene trattenuto all'interno della reduce che passa al secondo step. Al secondo step A vale Paolo virgola e B vale Simone. L'operazione che viene fatta è Paolo virgola più Simone virgola, e quindi il risultato è Paolo virgola Simone virgola, che viene trattenuto all'interno della reduce e si fa il prossimo passo. Quindi qua ho Paolo virgola Simone virgola più Mario virgola e così via. Ok? Quindi il risultato dell'accumulazione viene sempre preso di qua e passato al prossimo step come primo parametro. Ok? Ok. Debuggato, ci siamo debuggati? Dimmela. Siccome hai usato la parola monoide, no? Sì. Perché dici se reduce prende un monoide? Ah, il reduce lo fai così tecnicamente perché la stringa si comporta come un monoide rispetto alla stringa. No, la stringa non si comporta. Il monoide è un semigruppo, cioè è l'operazione che fai sul tipo più lo zero rispetto a quell'operazione. Dimmi. Il monoide è una struttura algebrica che ha. È una tripla, ok, sì. È una tripla, il tipo, l'operazione e lo zero. Siccome la stringa rispetto alla stringa vuota e il concatenamento di stringhe è un monoide,
allora noi possiamo avere, se esistesse per esempio un metodo concat o m concat sulla stringa, no? Potremmo chiamare stessa niente, diremmo la stringa già è un monoide rispetto a quelle operazioni, chiamiamo direttamente no, te lo dico solo perché hai usato la parola monoide, però avevo sentito tipo reduce prende un monoide. Io onestamente non ti ho capito. Bloccato per la pizzata, ti mettiamo seduto di fianco a Mario. No, allora... Lo... Ti vedo, Qua c'è qualche famicino gente di Luca, Edoardo, che avete capito l'obiezione. Matematicamente quello che hai detto lui è giusto. Ok, va? Allora ripetimelo per favore. Perché non... Matematicamente non è giusto dire che Redus accetta un monoide. Ok, perché? Perché il monoide in realtà è una struttura algebrica. È una tripla, è una tripla fatta dal tipo... Scusa, è una tripla, però diciamo, quello che effettivamente il monoide è la struttura algebrica, che in questo caso è string, potrebbe essere... No! Il monoide è la tripla string, no, stringa okay. Vuota, concatenazione di string. Sì, però normalmente anche in matematica quando uno dice... Il monoide non è solo il tipo, eh? È diciamo, una struttura algebrica su cui è definita poi un'operazione e... È tutta quella roba lì un monoide, esatto. Non la struttura, non il tipo da solo. No, certo. Ok. Il tipo si comporta come un monoide rispetto a quell'operazione e a quell'elemento netto, diciamo. Ma il monoide è la tripla string 0 semigruppo. Questo è il monoide. Però aspetta, stiamo andando fuori dal seminario. Ne parliamo alla pizza. Dai, ne parliamo. Questo è troppo alla destra, alla sinistra, troppo in caviglia. Fare... Volevo fare il figo e sbagliato. No. Okay. Però ne parliamo dopo. Scusami, dimmi. Rispetto alla prima implementazione che è un string keeper, questa tua interazione crea una stringa. Sì. Che ha un impatto sulla garbage collector. Allora, questa è una domanda molto comune, diciamo, nel senso che facendo programmazione funzionale vogliamo l'immutabilità. Qual è il trucco per avere l'immutabilità? È che ogni volta buttiamo via l'oggetto vecchio e ne creiamo uno nuovo. Questo è, ok? Quindi, questo che vuol dire che in programmazione funzionale si creano effettivamente parecchio più oggetti, ok? E l'obiezione è, allora, siccome creo più oggetti, perdo tempo per creare questi oggetti, in un ambiente memory managed come Java, perdo ancora più tempo perché poi il garbage collector li deve andare a spazzolare via questi oggetti, ok? Questo è ovviamente vero, ok? Però l'impatto è molto, o almeno questa è la mia esperienza, l'impatto di questa affermazione vera non è così macroscopico come può sembrare, anche perché dovete tenere conto, e qui Simone può fare una lezione molto meglio di me, su come funziona il garbage collector. Il garbage collector è generazionale, quindi... gli oggetti che hanno una vita molto breve stanno nel primo strato del garbage collector. Buttare via quegli oggetti lì è praticamente immediato, e tutti questi oggetti che vengono creati da queste iterazioni funzionali sono oggetti dalla vita brevissima, come potete capire, insomma il tempo di una chiamata di un metodo, e quindi verranno buttati via praticamente immediatamente. Ora, non voglio convincervi che sta roba a costo zero, però il mio messaggio è misurate, ok? Perché io non ho mai visto un caso, dimmi Silvia. No, dicevo, in realtà dipende dal linguaggio. Ask, okay. Per esempio, in questo caso qua riuscirà a trasformare tutto questo in okay. Un'unica, diciamo, istruzione più performante, diciamo, okay. Stream fusion, sì. Parla di ok. Anche lì, parlare di programmazione funzionale dipende da tempo. Il fatto è che ne stiamo parlando in Java, quindi chiaramente l'esempio si riferisce a Java, però ok, poi dica. Sì, sì, comunque okay. L'osservazione è giusta. Questa costa di più al carico. Ok. Sicuro. Non posso sapere quanto. No, quanto è una domanda molto interessante. Cioè, facciamo una presentazione solo su qui. Quanto è una domanda molto interessante. Tra l'altro, in JDK 9 hanno fatto un ulteriore step nell'ottimizzare stringhe, quindi questa cosa qua può darsi, questo idioma qua di chiamare una reduce su delle stringhe, potrebbe essere che venga addirittura ottimizzato a livello del runtime. Quindi tu dici, ah, ma qua cosa sta facendo? Concatenano stringa, aspetta un mo' che invece che fare
di allocare una stringa ogni volta, conosco questo codice qua, lo so, so che cosa vuol fare e posso trasformare questo codice alla diciamo Haskell, allocare uno string integer all'inizio e quando, usare quando quello si fa, quando si fa in maniera interna. Esterna, di solito il compilatore fa già questa ottimizzazione. Sì, sì, esatto. Dopo l'iterazione esterna possono... viene trasformato. Esattamente. Okay. Ci sono le trasformazioni che sono più evidenti, qua sono meno evidenti, esatto, però si possono fare. Quindi, Mario. Allora, aspetta, fermo. Quindi, ok, la prima parte importante è la parte che non abbiamo mutabilità qui, ok? La seconda parte rilevante è l'iterazione interna invece di quella esterna. A questo punto io farei l'esempio su mio figlio che raccoglie i giocattoli. Probabilmente l'avete sentito tutti quanti. Chi non l'ha mai sentito? Oh, no! Amici! Amici! No, lo faccio dopo alla pizza, se no mi dico. La faccio dopo apposta. Sei venuto apposta. Quando non viene più se non lo faccio. Allora, al signore con la polo, con la ludi, allora, vai, 20 euro da parte di Mario. Dai, velocissimo. Ok, perfetto. No, dopo? Guarda che siamo allora, andiamo avanti. Ok. Allora. Adesso qui c'è, cominciamo con la domanda. Allora, cosa fa questo codice qua? Il primo che lo dice ha altri 20 euro da Mario. A parte chi lo sa già. Stava al massimo dei laureati del 2014. Massimo? E ma attenzione. Forza, uno che si butta, che non è Luca, che l'ha già vista. Il massimo dei non laureati, dei non graduati nel 2000. Trova il massimo dei laureati. Di quelli che sono laureati in un anno che non è No, niente. Che sono laureato che nel 2014. Ok, allora il punto di questo esempio qua sono due. Il primo è che questa condizione qua trae in inganno, è il 2014 o non è il 2014? Perché è continuo oppure... Allora c'è il not. Poi c'è il not, sono due negazioni che all'interno del loop, no? Quindi fa casino. La seconda è questa qua, che l'uso di questa variabile qua, che si chiama min, ma in realtà... calcolo il massimo, ok? Perché voglio andare a vedere se lo score è maggiore di quello registrato in questa variabile, allora me lo salvo, quindi sto calcolando effettivamente il massimo. Questo qua è il classico errore di cut and paste, no? Avete scritto l'altra funzione che calcolava il minimo, avete fatto cut and paste, girato il segno dell'uguale, speriamo, perché se no... ma vi siete dimenticati di cambiare il nome della variabile. Chi viene 6 mesi dopo di voi e porta questo codice qua, dice, dunque, è il 2014 o non è il 2014? È il massimo o il minimo? E di nuovo non sa che venirci a capo, ok? Ok. Allora, che è successo? Che non so, sono andato a... Ok, il 18... Allora, qua. Quindi... Ok. Allora, vabbè, qui... L'idea di questo esempio è che spesso la programmazione funzionale è un po' più leggibile. E perché più leggibile? Perché il suo stile è più, un po' più dichiarativo. Quindi cerchiamo non di dire quali sono i passi per ottenere il risultato, ma quale risultato ottenere. Okay? Che è proprio quello che stiamo facendo qui. Stiamo dicendo... filtra solo quelli che gli studenti che si sono laureati dal 2014, ok? E poi stiamo dicendo, ok, questo è un altro dettaglio che per chi non conosce il Java 8 può essere non immediato, ma insomma questa è un'altra funzione scritta sotto forma di method reference, ma qua stiamo dicendo semplicemente la stessa cosa che stavamo dicendo prima. Prima dicevamo, trasformo ogni studente in una stringa contenente il suo nome,
insomma, quindi non bisogna confondere la leggibilità con la familiarità, ok? Sì, questo è molto più leggibile, per alcuni di noi potrebbe essere meno familiare, tutto qua, ok? Problemi? Bisogna debuggarla di nuovo? O ci siamo? Alcuni dubbi? Dimmela. Sì. Perché? Perché Java ha questo problema che ha i tipi primitivi, ok? Allora, l'idea di questo map to int è questa, che si passa dal tipo object al tipo primitivo, sul quale posso fare, e quindi cambio il tipo dello stream, ok? In Java è un problema tecnico, semplicemente. Stream di integer, la parte boxed, che è un oggetto, è diverso da int stream, perché in Java non puoi fare stream di int il tipo primitivo, ok? Quindi è solo un problema con generics, E poi ovviamente il metodo max sta su int stream, ma non sta sullo stream, esatto, generico. Ok, perché stream di t, tipo generico t, non puoi mettergli un metodo max all'interno di quell'interfaccia, perché non sai se t è ordinabile e quindi non sai se può avere un massimo oppure no, ok? Invece map to int, questo diventa un tipo diverso, che invece tratta solo i tipi primitivi sui quali hai delle informazioni in più, in particolare sono ordinabili, quindi puoi chiamare max, ok? Sì. Ma c'è una domanda un po' banale, ma non c'è parte la leggibilità del codice, sì, in termini di prestazione. Allora, che vantaggio c'è a scegliere un approccio piuttosto che... Sì. Allora, prestazioni, di nuovo si apre un'altra, altre 18 JUG Meeting, però questa in Java, questa cosa qua viene ottimizzata al massimo. Per esempio, se tu questa cosa qua la fai su scala, scala 3 Java 8, diciamo, qui iteri n volte, per ognuna di queste operazioni qua, iteri su quello che rimane. In Java questa cosa viene praticamente convertita, viene fatta una iterazione sola sugli elementi degli students, ok? Quindi, in particolare, per calcolare questo massimo qua, la performance di questa cosa qua è molto vicina a quella del for loop, ok? Dove molto vicina vuol dire quasi indistinguibile. Questo è Java 8. Questo è Java 8. Aggiungo un'altra cosa, Simone. Questa roba qua, in realtà, va 2-3 volte su un computer decente, questa roba qua va 2-3 volte più veloce del ciclo del robot di prima. Perché? Perché basta scrivere parallel qui, lo trasformiamo in uno stream parallelo, questa roba qua si presta perfettamente ad andare in parallelo. Ok, sto per... No, fammi le cose che devo dire. Dimmela. Questo non è parallelo, no. Però basta che ci scrivi punto parallel stream invece che punto stream. Scusami? Un parallel invece va più presto. Sì, e lo fa, e non devi cambiare una virgola, a parte scrivere parallel stream invece di stream qua, non devi cambiare una virgola, e se quella roba di prima volessi, chiaramente mi potresti dire, anche la roba di prima la posso fare andare su più thread, d'accordo, ma quanto codice devi scrivere per farlo, però? Puoi anche postare il grado di parallelismo? No. No, allora qua si apre un altro mondo che non so se è il caso. Perché ho sentito laggiù in fondo un fantastico. Chi l'ha detto? No, don't do this at home. Poi ne... Scusami? Se facessi col ciclo, dovresti anche gestirti poi tu la comunicazione per poi... In realtà dovresti, secondo me, fare quello che fa di nascosto stream, nel senso che stream usa il fork join framework che è stato introdotto con Java 7, e se tu probabilmente la cosa più normale, se vuoi farla col ciclo for, è usare tu il fork join framework, però ripeto, quella roba là non è banale, insomma. Ok. Comunque,
la saltiamo perché vogliamo parlare di altro, ma parallel, state molto attenti a dire. Allora, non diciamo non lo siamo mai. Misurate. Bravo. Allora, purtroppo, in realtà misurate in questa casa non è manco sufficiente. Perché se misurate, se scrivete parallelo qua e misurate solo sta roba qua, qua sicuramente questo andrà più veloce. Ok? Il problema è che quando usate sta roba qua dentro la vostra applicazione e nella vostra applicazione ne avete usate altri 1000 di parallel stream, purtroppo quelli vanno a finire tutto sullo stesso pool di thread. Ok? E quindi si pesteranno i piedi fra di loro. Quindi in questo caso misurate il micro benchmark di questo. Non è ancora completo come, esatto. Cioè, come questo codice qua messo in una web application, ok, la prima richiesta che arriva qui è parallel, prende tutti i core della macchina, ok, la seconda richiesta che arriva in parallelo mentre quella sta girando anche lei vuole prendere tutti i core della macchina, ok, la terza che arriva in parallelo pure lei vuole prendere tutti i core della macchina. Il risultato, ovviamente nessuno è felice, perché sti core girano, ma non girano in modo efficiente, ok? Non solo, un secondo arrivo, ci sono tutta una serie di problemi che non sono assolutamente evidenti, che riguardano il fatto di iterare su questa collezione, ok? Il fatto di dover spostare su diversi core le informazioni della memoria, quindi ci sono dei core che magari sono cold, che magari non erano stati usati precedentemente, quindi sono andati in stato di sleep, non hanno nella loro cache le informazioni relative alle zone di memoria, quindi per andare a prendere quelle informazioni lì occorrono nanosecondi, vanno giù in memoria, riporta nella cache tutto quanto. Quindi vedere il codice e dire ah, metto parallel e questo è più veloce, non è vero, ok? Perché parallel alloca, questo non alloca, ok? Cioè, questo qua lo guardo e vedo che non alloca, ok? Perché tutte queste lambda non sono lambda che vanno a catturare degli stati esterni, ok? Quindi queste qua sono metodi diretti che non allocano. Se uso parallel sicuramente alloco, perché for join alloca e così via. Quindi il discorso performance è veramente molto complicato, ok? Il vantaggio è che questa è funzionale e quindi di per sé parallelizzabile intrinsecamente, nel senso che è così e quindi si può fare. Il ciclo for, no, dovete proprio cambiare il codice, ma in modo, dovete riscriverlo completamente. Esatto, questo è l'aspetto importante della differenza tra interazioni interne ed esterne. Nell'interazione esterna, quella del ciclo for di prima, siete voi in controllo e quindi volete cambiare il controllo, ve la piangete voi. Qui è Java, sono le API native, l'iterazione interna, però avviene dentro le API native di Java. Quindi è Java che è in controllo di quello che sta succedendo. E quindi può fare delle ottimizzazioni che se voleste lo stesso risultato da voi, vi dovreste scrivere voi. Questa è la differenza, ok? Però, questo qua è l'hello world che trovate in giro, okay, dappertutto, ok? Ma andiamo un po' oltre. E come facciamo a prendere sia il minimo che il massimo? Ok? Allora, versione object-oriented la fate così. Semplicemente allocate fuori le due variabili, fate un giro solo e vi portate, ovviamente, prendete lo score, poi fate matmin, matmax, finito. Ok? Super semplice. 4 righe di codice di nuovo, si vede chiaramente che cosa fa. Adesso proviamo a scrivere questo con lo stile funzionale, e viene così. Ok. Ok? Questa è tua, eh? Allora, allora, qua semplicemente il problema è che mi devo portare appresso due informazioni invece di una, ok? Quindi ho bisogno di una tupla, e in Java non c'è supporto nativo per le tuple, quindi mi sono scritto, siamo scritti noi, no, sta per, mi sembra che è stato qualche parte, no, è da scrivere. Non c'è, stanno aperti in un posto strano dentro swing VT, vattene a visto, non lo so. Ma c'è il mitico, ma c'è quasi collection, c'è. Sì, ok. Allora, no, allora faccio una premessa a questa spiegazione. In Java, in effetti, vi mancano un po' di classi carine che potreste voler usare
in programmazione funzionale, no? E quindi ci sono un po' di librerie che invece ve le forniscono. Non vi consiglio di inventarvi ogni volta l'acqua calda e riscrivervi da volta da voi le vostre tuple o altre robe. O vabbè, non voglio dire più parolacce se non vi picchiate, però appunto non vi consiglio di inventarvi l'acqua calda. Ci sono un po' di librerie, se ne volete vedere una in particolare, c'è quella scritta da un amico tedesco che si chiama Java Slang, tutto attaccato, Java Slang, ok, e c'ha un sacco di cose carine, quindi se vi fate venire voglia di fare programmazione un po' più spinta funzionale in Java, vi consiglio di dare un occhio a quella lì. Ok, io non mi sono importato Java Slang, quindi mi sono creato la mia tupla, la mia coppia di oggetti, ok, e quindi quello, cosa devo fare? Ogni studente stavolta non lo trasformo in uno score, ma in due score, ok? Lo trasformo in una coppia che ha due volte lo stesso valore di U, ok? Poi che faccio? Parto da una coppia che ha il massimo e zero, ok? Che se ci pensate, se torno indietro, Simone, per favore, è questa coppia qua, eh? Esattamente questa roba qua. Ok? È il massimo e il minimo. Ok? E la metto qui dentro. Ok? Poi mi devo fare una funzione che a partire dal mio 0, che per questa operazione qui lo 0 è questo, a partire dal mio 0 mi accumula su un lato della tupla il minimo e sul lato della tupla il massimo, confrontando quello che è nell'accumulatore con quello che è nell'elemento che si è attraversato. Debuggo? Ci siamo? Debuggo un secondo. Debuggami. Allora, qui abbiamo Paolo, Simone e Mario, gli studenti, no? Studente 1, studente 2, studente 3. Questi vengono convertiti in 50, adesso non li so più cosa sono, comunque facciamo 70-70, una coppia 70-70, e sono i voti del primo studente, ok? Poi per il secondo studente 80-80. Terzo studente 90-90 e così via, ok? Dopodiché la reduce che cosa fa? Parto da 2 miliardi 0, ok? Integer max value 0, 2 miliardi 0. Dopodiché parto col primo elemento e passo la prima step dell'iterazione, quindi ACK, l'accumulatore, riceve 2 miliardi e 0, ok? L'elemento qual è? È il primo elemento che veniva qua, quindi era 70-70. Ricordate? Il primo studente era uscito con 70. Quindi ho 2 miliardi e 0 e 70-70. Quindi vengo qua e cosa dico? Ok, faccio accumulatore 1 e 2 miliardi. Elemento 1 è 70, ok? E prendo il minimo. Ah, il minimo è 70, ok? Il secondo ho 0, accumulatore 2 è 0. E elemento 2 è 70 di nuovo, ok? Quindi, ma qua prendo il massimo, quindi qua che cosa mi è uscito? Mi è uscito un pair che ha 70-70, ok? Arrivo al secondo, quindi questo qua è il risultato, viene trattenuto dalla reduce e passato al giro dopo. Il giro dopo, ACK, è stavolta 70-70, ma l'elemento è 80-80. Quindi vengo qua e faccio 70 e 80, prendo il minimo, rimane 70. Qui prendo il massimo, rimane 80, quindi la coppia del risultato di quello step è 70-80 e vado avanti così, 70-80 la passo e qui avrò 70-90 e 80-90, ok? Quindi qua rimane 70, qui diventa 90, questa diventa 70-90 e avanti così. Vedete che il trucchetto funziona, alla fine calcolo effettivamente il massimo. Allora, la score 1-2 è una sintassi obbligata per la... Sì, no, no, è solo il nome del field della classe pair. Puoi chiamarlo forse second, come vuoi. Puoi chiamarlo, sì, sì, è solo il nome del field della classe pair, perché questi oggetti qua, H e element, sono due oggetti entrambi, ognuno di classe pair. Dimmi. Sì. Quella un po' più alta voce, scusa. Quella di quella è dato per la classe pair. Adesso non so se ti ricordi,
Questa classe sì, però supponiamo di avercela fatta noi. Sì, sì. C'è un modo di avere una cosa. Non in Java. Posso aggiungere? Sì. Siccome prima abbiamo parlato di monodi, sì. Potrebbe essere molto interessante per costruire un paio di tipi di max equipaggiabili con diciamo la funzionalità di monoide e fare questa conversione. Sì, ma poi devi in Java, il problema è che non puoi fare il retrofit di un tipo che esiste già, quindi per esempio quando qua vai sugli interi dovresti poi dire che intero è un tipo come dici tu, cioè che ha min e max. No, io avrei creato una classe min, una classe max di equipaggiavo di un elemento zero e dell'operazione del monoide, diciamo. Ma poi queste classi le fai ritornare da getScore, come fai a usarle? Poi metti queste due classi. Ok. No, istanzi questa classe qua con la map e poi cioè lui avrebbe incapsulato la tripla operazione elemento sorbente. Sì. Ok, quindi tu poi c'hai un pair di min e max. Sì, sì, sì. Ok, sì. E poi qua sì. Nell'operazione che cosa fai qua? Apri il metodo della classe min e della classe max. Sì, sì, ok, ho capito. Sì. Sì, assolutamente sì. Sì, assolutamente valido anche questa soluzione. Diciamo che forse sarebbe stato ancora più, non so se sarebbe stato più strano o più normale per un programmatore Java, non lo so. Boh. In realtà, però, se mi concedete un termine, questo è il primo esempio dove la programmazione funzionale, la programmazione dei dati oggetti è un po' strido. Perché voi avete mostrato. Vieni qua, Luca. Sì. Vieni qua, stai pure tu. No, vieni qua. Questo è fatto. Lui era il terzo speaker, ma si è nascosto lì davanti. Ma non abbastanza. No, vabbè, già in due su un palco è difficile stare. Immagino in tre è un delirio. Poi io mi auguro che questi due ragazzi mi lasciano un po' di tempo in fondo per raccontarvi una storia. Ma infatti. No, questa. Per rispondere alla tua domanda, dove sei? Eccoli, ciao. Io direi che questo è il primo momento in cui la programmazione funzionale e la programmazione dei dati oggetti iniziano a stridere, no? Perché loro ci hanno fatto vedere l'esempio, questo qui di base, e vedete che qua di programmazione dei dati oggetti praticamente non è rimasto niente. Cioè, che avete la classe pair. La classe pair non è una classe, ragazzi, è una struttura. Cioè, ha due elementi, sinistra e destra, basta. Non c'è nessuna operazione associata alla classe. E tendenzialmente, se la programmazione dei dati oggetti non ci siamo fermati a ereditarietà, polimorfismo, quello che vanno a ripetere, ma magari... Quindi questo è più funzionale di quello che diceva lui, forse? No, aspetta, vuol dire questo? No, quello è... non lo so. Vabbè, ok. Aspetta un'altra cazzata. Vai, vai, vai. No, il discorso è... Lasciatemi un altro esempio di prima, per piacere. Solo quello, facciamo. Ragazzi, mi lasciamo un altro ritorno. Qui, di programmazione, vedete, non c'è niente. Siamo abbastanza d'accordo così. Perché? Perché qui io cerco un po' di fare il pasto al contrario, anche se sono un po' biased verso la programmazione e funzionale. A me sarebbe piaciuto studiare la programmazione degli oggetti fatta bene, no? E quindi in questo senso, una classe che almeno incapsula le tre operazioni di cui ho bisogno, effettivamente sta facendo programmazione degli oggetti, cioè sta mettendo insieme il comportamento con gli elementi che si comportano sull'elemento corrente, no? Ed è ironico, io trovo assolutamente ironico il fatto che un'implementazione così, utilizzando solo tipi primitivi, sia più chiara di un'implementazione invece fatta con appunto usando concetti della programmazione orientata agli oggetti, ma utilizzando una classe dal nome monoide, ad esempio, o mio monoide, o tripla con tre elementi. Lo so, mi farebbe un po' pensare. Poi, se avete opinione a proposito, qualcuno ha qualche opinione forte a proposito. Io penso che la leggibilità è negli occhi di chi legge, insomma, quindi sì, tu hai detto che questa è più leggibile della versione. No, io trovo un'altra cosa. Che proviamo a spiegare in altri termini. Io trovo ironico che l'osservazione che ha fatto, come ti chiami, scusa? Elvio. L'osservazione che ha fatto Elvio è un'osservazione corretta se analizzassimo la programmazione orientata agli oggetti per quello che è stata creata, ovvero cercare di mettere insieme stato e comportamento su quello stato. Il problema è che qui interagiamo in maniera esterna su uno stato. E quindi anche la domanda, non so se ricordate la domanda che ho fatto prima a Simone, ha detto, sì, ma qua, che ci chiami sopra, questo qua, matmin, è un metodo statico, è la cosa meno orientata agli oggetti che esiste. Okay?
Quello che invece proponeva Elvin, l'hai detto? Sì. Era di chiamare un metodo, adesso qui non è evidente perché avremmo dovuto scriverla, però lo sapete, la domanda non potevo scriverla, avremmo chiamato proprio un metodo dell'oggetto che veniva passato qua, all'elemento. E quindi in questo senso sarebbe stato perché avresti avuto oggetto.metodo con altro parametro, molto più orientato agli oggetti, per alcune definizioni di orientato agli oggetti. Sì. per dire che... Esatto, sì. Non hanno niente. Sì, anch'io sono concordo con te, però è una visione un po' estrema e posso capirlo. Per dire proprio questa cosa qua, che il Java idiomatico che conosciamo oggi, anche se cercavo di non parlare troppo di Java, ma cercavo di parlare di concetti, non si avvicina necessariamente ad alcune idee, alcune implementazioni di object-oriented programming che abbiamo studiato, o che perlomeno qualche fissato come me ha provato a studiare. Perché secondo me è un po' il problema. Noi siamo tutti d'accordo che questa è. E non l'abbiamo vista l'altra, quindi non possiamo. Questa, come dice Mario, la chiarezza è negli occhi di chi guarda, ma come dice Luca, questa cosa qua non l'avresti scritta così usando Smalltalk, ok? Perché questa roba tipo matmin, eccetera, magari ci sono anche come funzioni, ma proprio concettualmente, Smalltalk avresti fatto l'iterazione interna, anche in Smalltalk. E questi metodi qua probabilmente sarebbero stati dei metodi che non statici, ma metodi di istanza, sulle quali tu avresti passato i due oggetti e dire, ok, cioè un oggetto, punto, e ti passo l'altro oggetto, e mi ritorni magari quale dei due è il minore dei due, ok? O il maggiore dei due, invece che chiamare un metodo statico. Quindi Luca giustamente diceva, questa qui che noi abbiamo venduto come la soluzione oggetto-oriented, in realtà chiama delle funzioni. E tutta questa cosa qua che confonde tantissimo le idee, era in realtà per dare uno spark alla discussione, che giustamente tu hai fatto. Non si capiva, perché mi sembrava che lui parlasse della versione funzionale. Sì, nella versione funzionale, esatto, questa per dire la versione più funzionale possibile, perché ci sono struct e basta, e funzioni e basta, statiche. E il Biro giustamente ha detto, ah, ma io non l'avrei fatta così, l'avrei fatta con un oggetto, con una chiamata di istanza. Allora Luca è intervenuto e ha detto, ma allora così stai mischiando le due cose, perché da una parte c'hai le struct, dall'altra c'hai le istanze e le chiamate di istanza, che è tipico dell'object oriented. E come vedete, come anche quello che volevamo mostrare noi, che i due paradigmi possono, uno, convivere, e due, conoscendoli entrambi, si diventa un programmatore migliore, ok? E si fa anche partire una discussione. Certo, certo. Solo una curiosità. No, no, certo, certo. No, no, ma è bello avere un terzo. Una struttura assolutamente, diciamo, una classe chiamata Max. Sì, sì, sì. Si comportano rispetto alle operazioni di un esatto. Ma è bello avere un'altra possibile, la proposta per un'altra possibile implementazione, anzi. Poi dopo la provo, insomma, perché voglio vedere veramente se è più leggibile o no, insomma. Questa è la mia curiosità. Poi ripeto, la leggibilità purtroppo è una cosa soggettiva ed è influenzata dalla familiarità, dice poco da fare, insomma. Allora, qui, quello che dicevamo prima, scusa, tagliamo un secondo, poi... quello che dicevamo prima è che qui la versione questa, bella, leggibile, si capisce subito cosa fa, questa qua tutta incasinata, ma il vantaggio è che questa vira su un core solo. Questa qua, se aggiungete punto parallel... qua il discorso lo abbiamo fatto già. Ok? Perché? Perché le caratteristiche del codice scritto in questo modo permettono la parallelizzazione. Parallelizzazione in modo molto semplice, ok? Perché questo codice qua è funzionale, mutabile, che è tutta roba che va a braccetto con il parallelismo, ok? Che poi performi meglio oppure no, non si sa, ok? Ma veramente non si sa. Ok, skippiamo un paio di esempi. Scusami, questo qua volevi fare? Sì. Ok. Allora, questo qua è un altro esempio, sempre parto io. Allora, bisogna leggere le prime 40 righe di un log file. No. Scusami, le prime 40 righe di errore. Posso? Ah, certo, scusa. La mia terra. Sì. Ecco, diciamo magari un programma, se qua sono estremamente semplici, magari non serve, però è un'applicazione molto più complessa. Sì.
sono utilizzi il ciclo for, probabilmente il debug è chiaro qui, ma in questi casi qua è possibile fare i debug e ci siamo no, allora Mario, lasciamo finire un momento. No, l'ho detto niente, ma è scuola la testa, lo influenza. Chi ha detto scrivere i test in ginocchio sui ceti? No, allora rispondi tu. Sì, allora avevo scosso la testa perché la risposta è no, nel senso che col debugger non riesci a capire, cioè è l'unico, l'abbiamo scritto su più righe, però chiaramente è un unico statement, no? Ok. Quello che tipicamente si fa, allora, tipicamente quando lavori con uno stream fai n operazioni in cascata, ok? Che appunto è un solo statement però per il l'ambiente di sviluppo, ok? Quello, dimmi. DJ sì, è vero. È vero. Esatto. Quindi, da una parte ci sono i tool che si stanno adattando a questa cosa. Questo è vero, sì. Dall'altro lato è anche vero che è molto più difficile. La terza cosa però è che questo stile qua, aspetta che torno indietro, allora, che che questo stile qua, ricordate l'esempietto, ma quello era studente, questo lo devi debuggare, perché dici ma come non mi ritorna i risultati giusti, perché magari hai sbagliato qual segno, hai sbagliato il minore, il maggiore, eccetera, questo lo devi debuggare perché lo leggi e non lo capisci, questo qua magari non lo devi neanche debuggare perché è molto più chiaro. Allora, l'altra cosa che mi... No, torna da dove stavi. L'altra cosa che... io ho una domanda figata quando hai detto che è un unico statement per Java in questo caso. Sì. Io mi sto approcciando a Java proprio diretto mio. Però da quello che ho capito, anche leggendo il manuale, ogni parte dello stream crea un altro stream di processamento. Sì. Potenzialmente si possono debuggare le fasi. No. Come non si avvicina neanche. No, perché... Dimmi. No, vuol dire, volendo però c'è film. Allora, quello era quello che stavo dicendo adesso. Allora, per rispondere a tuo no, allora, ci sono due aspetti. Prima di tutto, lo stream non è una struttura dati, ok? Dentro una collection, tu puoi guardare che ci sta. Dentro una lista ci stanno tre elementi, ok? Uno stream invece non è una lista di tre elementi, non è uno stream di tre elementi e tu guardi quali sono questi tre elementi, ok? Uno stream è un affare dove sotto ci passano gli elementi e tu ne vedi uno alla volta, ok? Non li puoi vedere tutti insieme. Il secondo aspetto è che lo stream è lazy, ok? Quindi quando tu... Che vuol dire lazy? Che lui non sta... Ok, questa magari è una cosa che ci possiamo spendere un minuto di più perché è interessante. Per chi... non ha visto Java 8 è importante. In uno stream ci sono due tipi di operazioni, ok? Ci sono le operazioni intermedie e le operazioni terminali, ok? Quindi qua che sto dicendo? Qua uno stream sto facendo due operazioni intermedie e un'operazione terminale, ok? L'operazione terminale chiaramente è sempre una, ok? L'operazione terminale è quella che... chiede dammi un risultato, in questo caso mi stai chiedendo dammi il massimo, ok? Se io non chiedo mai un risultato, cioè se io non faccio mai un'operazione terminale, tutta sta roba non succede, cioè non è che perché tu hai scritto filter questo veramente fa il filter, lo fa perché parte da qua e torna su, ok? Quindi questa roba viene sarebbe le pago male un secondo, ok. Allora, immaginati questa roba qua come quattro persone, una in fila all'altra, ok? Alla prima persona gli dici, tu reciti tutti i nomi degli studenti, ok? Alla seconda persona, aspetta, e li scrivi su un foglietto, ok? Dopodiché prendi il foglietto, lo passi alla seconda persona, e la persona colora il foglietto, il background del foglietto. La terza persona piega il foglietto
e così via. Ok? Quindi ognuna fa un'operazione diversa. Quando tu scrivi questa roba qua nel codice, semplicemente quello che fino a qua, tranne l'ultimo metodo, ok? Semplicemente cosa hai fatto? Hai preso le persone e le hai messe in fila nell'ordine che vuoi tu. Hai messo prima quella che scrive il nome, poi quella che colora, poi quella che lo piega, ok? Però puoi anche metterlo in un ordine diverso, ma non hai ancora fatto niente, nel senso che non hai ancora fatto partire... Non le hai ancora alimentate queste persone? Okay. Non hai ancora premuto il pulsante alla prima persona che comincia a scrivere su foglietti, ok? Se quella persona. Quindi, questo per dirti che non è che quando tu qua crei degli stream, in realtà queste qua sono semplicemente delle descrizioni di quello che vuoi fare, non è che vengono eseguiti, cioè... Questo metodo qua, filter, non viene eseguito, ma è uno statement unico questo qua, okay? Viene eseguito, ma solo nel senso che crea questa nuova persona e gli dice tu devi colorare il foglietto, basta. Però non è che passa qualcosa, ok? A runtime, quando lo esegui, poi vengono chiamate queste lambda, ok? Cioè, per capirci, non c'è un momento in cui tutto lo stream di persone diventa uno stream di intero. Esatto. Non c'è quel momento là. Ok, e viene fatto uno alla volta, mentre sta roba passa, pure perché se qua avessi fatto un'operazione di filtraggio e qui gli avessi scritto non max ma fight first, cosa mi dà la laziness? Che invece di trasformare tutti gli oggetti nello stream e di filtrarli tutti, quando ho trovato il primo mi fermo e gli altri non li devo processare. Esattamente. Quindi invece i foglietti passano uno per volta su tutti gli stadi. Quando un foglietto è passato e arrivato in fondo, entra il secondo foglietto. Quindi non è come entrano tutti i foglietti sul primo stadio, quello scrive tutti i nomi, poi prende il plico di foglietti e lo passa al secondo stadio. Non è così, ok? È un foglietto per volta su tutti gli stadi. Ok. Quindi quello che puoi fare, a parte usare il debugger smart di IntelliJ, che non ho visto com'è, non vuole stare all'ordine. Oh, amore, carry short, come on, come on. Allora, insomma, ve la dico a voce. Avete una serie di operazioni nello stream e non capite a un certo punto dello stream che cavolo sta passando sotto, ok? Quello che potete fare è stamparlo. Quindi c'è un metodo intermedio dello stream che si chiama pick, e a cui passate una lambda, ovvero fate un'operazione su quell'oggetto che sta passando sotto e poi lui continua. Questa operazione, se ci mettete dentro il system out di quell'oggetto lì, lui vi stampa tutti gli oggetti che passano in quello stato di trasformazione e almeno capite che cavolo sta succedendo. Ecco, questo è il modo per debuggare. Che dimmi, se ricordavo, fatto l'anno scorso, non so se ricordo bene, però io prendevo la lambda, mettevo su un altro rigo e su quel rigo mettevo il breakpoint. Ti ripeto, allora, questo è il fatto di metterla su un altro rigo è probabilmente una funzione avanzata del debugger di IntelliJ, però lo statement 1 è, capito? Ma non so, per esempio... Comunque è una classe. Se invece che l'ho implementata su un solo rigo, nella chiamata stream. Vado a filter, apri sonda, vai a capo. Ho capito. Per far cacciare al debugger quella riga e non la cacciare. Io personalmente non lo farei, però ok. Ok. No, non lo farei manco per debuggare, però ok. Ok. Allora, torniamo al file di log. Allora, dal file di log dobbiamo tirar fuori le prime 40 righe di errore. Ok? Quindi come facciamo? Mi alloco una struttura dati per le righe di errore, devo contarle, ok? Devo arrivare fino a 40 e poi fermarmi, dopodiché apro il file e poi faccio readline e poi dico finché non sono arrivato a 40 e ho ancora delle righe da leggere, se la riga comincia con error, allora aggiungo la riga alla struttura dati, se me la ricordo, e poi incremento il contatore del numero di errori, delle righe di errore, no? E poi torno indietro, rifaccio questo test, eccetera, eccetera. Scusate, qui ovviamente leggo la prossima riga, torno indietro, faccio il test, eccetera, eccetera, ok? Semplice, abbastanza chiaro, no? Quello che fa. Così invece, come la scrivete,
con le nuove API. Ok? Ok, qua è ancora una volta evidente il vantaggio della laziness, no? Non lo sto attraversando tutto il file. Se fosse fatta a stati, cioè questo filtra tutte le fa suo filtraggio su tutte un miliardo di righe d'errore che stanno nel log, so cosa ci metterebbe una vita. Invece il fatto che qua è scritto limit 40 ed il fatto che lo stream è laziness mi consente che lui fa questa operazione, ma quando ha trovato la 40esima riga d'errore si ferma, non deve trasformarlo tutto, non deve in questo caso filtrarlo tutto il file. Ok, ma visivamente viene così, esatto. Okay. Questa perché l'ho colorata? Perché non è solo, secondo me, una questione di compattezza della versione funzionale rispetto a quella iterativa, imperativa e iterativa. Ok, è una questione pure di facilità di segregazione delle responsabilità. Ok, di facilità di individuare la responsabilità di ciascun singolo statement. Che sto dicendo? Che qua la parte rossa mi apre il file e mi legge il file. L'equivalente rosso, che è la gestione del file con il suo attraversamento, nella parte imperativa la vedete sparsa un po' in giro. Non è altrettanto chiaro, no? Lo stesso discorso, vabbè, la parte di filtraggio è solo qui, la parte di limitazione ai primi 40 risultati, pure qua la vedete sparsa in tre posti, perché prima c'ho l'inizializzazione, poi c'ho il testo qui e poi c'ho l'incremento qui. Ok? Quindi questo è un altro aspetto che volevo evidenziare, vantaggioso in molti casi della programmazione funzionale, o meglio dello stile dichiarativo della programmazione funzionale, che è più isolato, più chiaro ciascuno statement, ciascuna istruzione, ciascuna espressione che fa, la responsabilità di ottenere di una feature, di ottenere un risultato, non sta sparso per il vostro codice. Perciò questo esempio era interessante, secondo me. Ok, a questo punto, se non ci sono domande, avremo un altro po' di esempi qua, ma la nostra idea in realtà era, come vi dicevo, che abbiamo costruito un esempio un po' più, vedere se c'era, è che sono 8:30, saltiamola. Allora, questa presentazione sta su SlideShare sotto Mario Fusco, quindi andate a slideshare.net/Mario Fusco, la trovate insieme a tutte le sue altre. Ok, c'è anche su YouTube la nostra presentazione che abbiamo fatto l'anno scorso a Codemotion, quindi vi potete guardare un'oretta di filmato su YouTube dove noi la recitiamo tutta fino in fondo. Comunicazione di servizio, pensavamo, di solito andiamo a farci una pizzata tutti insieme, ma stasera evidentemente siamo un po' tardi, quindi l'idea era di ordinarle un po' di pizze e ce le mangiamo qua. Chi è che resta dopo per mangiare la pizza? Alzate la mano per favore. Allora, aspetta che qua adesso dobbiamo contare in modo funzionale. Allora, passate uno per volta. Esatto. Siamo alla fine. Siamo alla ventina, dai. 3, 6, 9, 11, 15 qua avanti. Siamo 30. 30, sì. C'è un'ordinazione interna che tutti vogliono una pizza. Esatto. Just it. La trentina, okay. Okay. Fai, non so, secondo fai me una quindicina di pizze, quelle dagli programmi, dagli affetti. Sì. Okay. Allora, quindi codice? Sì, allora, appunto, poi insomma, per chi resta per la pizza, soprattutto, va bene, slide sono online, come ha detto Simone, dimmi. Io ho una curiosità, ma l'ordine delle operazioni comunque è importante, no? Cioè, nel senso, se io avessi fatto la limit prima... Hai cambiato la semantica, stai leggendo solo le prime 40 righe e fra quelle prime 40 stai trovando quelle che iniziano per error. Qua invece sto dicendo voglio i primi 40 che iniziano per error. Ok. Sì, esattamente, sì. Non riesco a capire come faccio a capire, cioè, a convertirle, a fare la filter di tutte
ma solo di 40. Ti ripeto, perché perché è come dicevo, ricordi i fogliettini di prima? Allora, qua praticamente prende la prima riga, ok? Valuta il filtro e dice non comincia con errore, ok? Quindi, siccome questo filtro qua non ha matchato, torno indietro e prendo la seconda riga, ok? Quindi questo contatore qua, qua dietro ovviamente c'è un contatore implicito, non viene incrementato, ok? Dopodiché prende la seconda riga, comincia con errore, limita a 40, il contatore viene incrementato a 1, dice 1 minore 40, sì? Quindi non ho ancora raggiunto il limite, quindi devo andare avanti e lo metto nella lista. Torno indietro, prendo la terza riga e così. Mamma, allora, aspetta, devo fare stop sharing, poi questo fare, allora. Così. Adesso vediamo un po' quello che succede, perché Simone sta avendo l'esempio. Quello che è successo è che io sono abbastanza d'accordo con quello che mi ha detto Simone l'altra volta, e che l'ha ripetito anche stasera. Di programmazione funzionale vedete sempre questi esempi qua, no? E prima o poi qualcuno verrà da me o verrà andrà in giro in generale e dirà che la programmazione funzionale sono map, folder e quelle cose lì, gli string. Programmazione funzionale non si esaurisce qua, no? Infatti se siete mai andati a tipo una presentazione di un linguaggio di quelli un po' fighi moderni, tipo Groovy, quelle cose lì, no? Dicono Groovy è funzionale, vedete, posso fare map, folder, no, cose di questo genere. Invece non è che non ve lo voglio, cioè, avete già intuito il risultato, cioè non è solo quello la programmazione funzionale, la programmazione funzionale è molto di più. E nello specifico, per mostrare qualcosa di in questa direzione, Simone Metto, facciamo un esempio più complicato, proprio con più classi, più concetti alla base. E abbiamo deciso di fare questo esempio. Aspetta. Beh, in realtà non è solo una questione, tanto una questione di quantità, quanto una questione di qualità, insomma. Nel senso che ci sono degli esempi come questo in cui ci verrebbe naturale di utilizzare uno stato mutabile e ci viene davvero difficile immaginare come ottenere lo stesso risultato senza. Ok, quindi l'idea era quella di utilizzare un esempio più tipico dell'object oriented e vedere fin dove riusciamo a spingerci facendo la stessa roba con il paradigma funzionale. Sì, perché fino ad ora ci siamo concentrati sui costrutti della programmazione, esatto, quelli tipici, appunto, quelli tipo il map, il folder, chiamato reduce, cose di questo genere. Ma non ci siamo concentrati sui due concetti principali della programmazione funzionale, più o meno, che sono le funzioni, giusto appunto, e una cosa che deriva un po' dalla programmazione funzionale, però non vediamo. In realtà non è limitata alla programmazione funzionale, che è l'immutabilità. Voi sapete tutti cos'è l'immutabilità? Chi è che non lo sa? Anzi, no, no. Solo io non lo so. No. Bene, siccome più o meno lo sapete tutti, abbiamo visto, negli esempi c'era già immutabilità. Avete visto che nell'esempio principale c'era l'assegnamento di una variabile, nell'esempio nuovo invece c'era, non avete mai visto uno stato riassegnato, no? Avete visto solo oggetti nuovi. Però gli esempi così cortini non si vede una cosa del genere. Il problema è che, come qualcuno vi insegna, il mondo reale è fatto di mutabilità. E quando noi dobbiamo interagire con delle cose, dobbiamo interagire, io prendo il microfono, lo prendo, improvvisamente io come persona ho un microfono in mano. Il fatto che io abbia un microfono in mano vuol dire che sono sempre io ad avere un microfono in mano. Non è che, come qualche talebano di programmazione funzionale come pensa a me, c'è un nuovo Luca Moltini con un microfono in mano, perché altrimenti sarebbe un po' un casotto, no? Diciamo una cosa. E se lo appoggio, non è che viene creato un altro Luca Molteni col microfono appoggiato, senza microfono, e quello prima, sa come finisce, ok? Questo perché? Perché la programmazione funzionale, diciamolo, viene dalla matematica, quindi non prendiamoci in giro, viene proprio dalla matematica, e nella matematica il concetto di stato non è così affascinante, diciamo, non so neanche se è approfondito, non so così. Abbiamo preso un caso, quindi, che viene dal mondo reale, quello della macchinetta. La macchinetta è quella dove noi alle 11 del mattino, alle 4 del pomeriggio, andiamo e ci prendiamo il caffè. Okay?
questo direttamente allo stato. Ma siamo tutti abbastanza d'accordo sul fatto che ci sia uno stato, una macchinetta. Qual è il primo stato che vi viene in mente? Spenta. Una per volta. Spenta. Spenta, accesa. Ah, questo fortunatamente non l'abbiamo messo. Diciamo che è accesa sempre. Allora, è sempre accesa. Okay. Se ha il caffè o meno. Se ha il caffè o meno. Oppure? Esatto, con credito o meno. Ma quanti soldi ci ho messo dentro? L'operazione di mettere i soldi è un'operazione che uno di solito non fa con la cifra esatta, non è che uno va a mettere un euro 25 direttamente in monetina, mette prima la monetina da 20, prima la monetina da 1 euro, prima la monetina da 2, una cosa del genere. Quindi c'è uno stato, noi lo devo modificare. E adesso la battuta l'ho già fatta, ma non è che ogni volta mi arriva una macchinetta nuova con lo stato precedente, no? Adesso ho fatto macchinette diverse. Quindi avete più o meno capito l'antifona. Abbiamo provato a implementare questa vending machine, altresì chiamata macchinetta qui, in una maniera object-oriented programming. Adesso Simone ci fa un po' vedere. Allora, ci vedete anche dal fondo? Fallo un po' più grande. Faccio più grande. Un poco più grande. Chi lo vuole più grande? Okay. Vuole dire, ok. Se si potesse fare, si può fare? No, perché c'è un presentation mode, lui dice così è grande abbastanza. Ah, sì? Aspetta che esco di qua. Se no, qualche shortcut strano tipo quanto lo faccio dal leader. Sì, fai prima. Allora, aspetta. Ragazzi. Ok. Per adesso ve la descrivo la canzone, poi ce la vediamo un po' bene come funziona questa cosa. Ma che fai? Un dubbio? Oh, ma che bello, lo vedo qua. Sì. Com'è? Come la facciamo? Basta? No, fare la perfetto, Ciccini. Allora, questa qui è la macchinetta object-oriented programming. Questo qui è il costruttore della macchinetta. Il costruttore della macchinetta cosa fa? Prende una lista di prodotti. La lista di prodotti è quella che noi vediamo nel mondo reale, quindi la prima riga, c'è la schiacciatina, Kinder Bueno, quelle cose lì. Il prodotto a sua volta ha associato un costo. Vogliamo vedere come è fatto questo prodotto. Andiamo a vederlo. Ok. Tutto sempre il discorso di prima. Abbiamo cercato di fare l'obiettore dei programmi, però sono sicuro che c'è almeno un talebano dell'obiettore dei programmi che mi dirà che questo prodottino non è veramente obiettore dei programmi, che è semplicemente una classe contenitrice di un prodotto che a sua volta ha un nome. Una magic object. Quindi... Esatto, che è un antipattern. Adesso non esageriamo. No. Questo non sono d'accordo, però ci stanno le struts anche nell'object. Sì, vero. No, altrimenti gli potresti aver messo dei comportamenti qua dentro, gli passi una certa quantità di soldi e gli dici sei abbastanza per comprarti. Ci così, no? Okay. Potevamo farlo in mille modi diversi. Che un po' io, francamente, io faccio un po' il talebano qui, l'avvocato del diavolo. Però, come se qualcuno mi conosce, sa che in realtà sono molto più orientato verso la programmazione funzionale, perché effettivamente sto investendo più tempo. Ma non è che voglio tanto parlare di me, è che a me, nello specifico, irrita particolarmente questa parte di impredecibilità. Che secondo me in 10 anni non siamo ancora messi veramente d'accordo su come va fatto un programma in maniera obiettoriente. Non lo. Secondo me è un po' un limite questa cosa, cioè è un limite che come comunità dovremmo prenderci la di cui dovremmo prenderci la responsabilità. Detto ciò, product info, l'abbiamo visto, prodotto, e poi c'è il cash, come lo chiamiamo qui a Milano. Il cash sono i soldi che... Questo è milanese, cash. Il cash sono i soldi che ci devi mettere dentro, no? Ce l'hai il cash. Le cose qui. Bene. Questa macchinetta, o vending machine, oltre al costruttore con cui lo inizializziamo, tendenzialmente una macchinetta senza prodotti non ha senso, però vabbè, abbiamo la possibilità di mettere la lista vuota, a questo metodo che si chiama cash, appunto, aggiungi soldi. Il cash sono i soldi che ci mettiamo dentro, 20 centesimi, 40 centesimi, centesimi, che quello che va a fare è va a delegare, insomma, l'accredito a questo oggetto interno OP model, che possiamo vedere un secondo? Sì. Perché è interessante, non ha. È quello di prima, da parentesi. Notate una cosa. Questo OP model fa due cose diverse. Tiene sì la lista dei prodotti,
che quanti soldi c'è nel prodotto. A me non dispiace necessariamente questa cosa, perché Object-Oriented Programming qualcuno ha cercato di farlo passare come deve modellare il mondo reale, qualcuno ha detto no, attenzione, non deve modellare il mondo reale. Insomma, non è malissimo come questa cosa qua. Poi, vabbè, magari ci date qualche feedback dopo. Torniamo indietro, scusa. Sì. Ok, quindi questo la delega al cache e poi abbiamo finalmente l'atto. La cosa importante è la mutabilità di quando ci metti cache. Ah, giusto, ecco, sì, grazie. Mi ero distratto. Questo qua cosa fa? Chiama più su cache, questo è molto più attraente, chiama più l'operazione più su cache e restituisce un altro cache e lo va a riassegnare nel mio modello che abbiamo in memoria, che rappresenta la macchinetta. Ok? Esatto, scusa. Sì, ma quindi sì, qua la grossa differenza qual è? È quella che la lista dei prodotti è final, nel senso che la passo all'inizio e poi non la modifico più. Mentre il cache cambia, perché cambia a seconda di come opero sulla vending machine, ok? E quindi, come ho fatto, come si vede appunto da lì, che ha fatto? In basso? Sì, come si vede qua da credit, ovviamente il field, questo field qua, viene riassegnato, ok? Quindi viene cambiato. Ovviamente questo vuol dire che questa classe non è thread safe, però funziona, cioè su un singolo thread va. Già che abbiamo visto credit, vale la pena già di vedere anche debit, che è l'operazione inversa, che ci servirà dopo. Debit è abbastanza semplice, in questo caso Simone ha voluto fare una cosa un po' più sofisticata utilizzando gli optional di Java 8 per gestire appunto il caso in cui riesco a debitare, giusto? Sì. Sì. Non ho avuto dubbio. appunto, minus di cache, che è una sottrazione, nel caso andasse a meno di zero, restituisce un optional. Sapete, l'avete visto tutti gli optional? Sì. Allora, qual è il problema della macchinetta? È che se io metto 5 centesimi e poi premo il pulsante per il caffè che costa un euro, la macchinetta mi deve dire non hai messo abbastanza soldi, ok? Allora, dove la metto questa cosa qua? Allora, devo dire, vabbè, cache non può mai essere negativo, cioè non esiste il concetto di soldi negativi, ok? Quindi, siccome non esiste questo concetto qua, ma esiste l'operazione, quindi io posso prendere due cache e togliere uno dall'altro, ma non posso mai ottenere un cache che ha un valore inferiore a zero. Quindi, per modellare questa cosa, come ho fatto? Avrei potuto, dentro cache minus, lancio un'eccezione. Ok? Anche tu avresti fatto così. Peccato che lanciare un'eccezione nel posto sbagliato, perché che ne sa minus, che è un'operazione aritmetica, se deve lanciare un'eccezione, quale eccezione? Salve ragazzi, un'altra comunicazione di servizio. La pizza, facciamo tutte margherite, ognuno si prende la sua, ognuno si paga la sua, ok? Così tagliamo la testa attorno e basta. Ti facciamo un conteggio giusto di quanti siamo. Esatto, mi sa che sì, la versione funzionale funziona bene. Dai, vabbè, insomma, facciamo così 5 secondi. Facciamo girare fuori. Oppure facciamo metà margherita e metà qualche altra cosa. Ma va bene, Margherita. Allora, dicevo che minus, che è l'operazione aritmetica, non deve lanciare un'eccezione, perché non è sua responsabilità dire che qui è andato male qualcosa, però mi deve comunque dare questa informazione qua. Allora uno può dire, vabbè, mi ritorni questa informazione qua, mi ritorni o che è andata bene e mi dai il risultato dell'operazione, oppure mi devi dire che non è andata bene e non fai niente, lasci il valore precedente. Questo in Java 8 si può modellare con un optional, ok? Questo valore di ritorno optional può avere due valori. Il primo è quello di essere vuoto, quindi che significa in questo caso l'operazione è andata male. Il secondo è invece è pieno, l'optional è pieno e ha il valore corrispondente all'operazione. Ok, poi optional ha questo metodo qua che dice se è vuoto,
non so perché l'hanno chiamato isPresent, perché il corrispondente per creare un optional vuoto si chiama empty, ma sarebbe stato meglio isEmpty qua. Se non è vuoto, ok, scusate, qui è contrario. Se c'è, se è pieno, ritorna, se non è pieno, ritorna false. L'object oriented lascia il suo marchio. Se invece ce l'ho fatta e ho fatto l'operazione giusta, riassegno cache, ok, come avevo fatto qua. In realtà qua cosa farebbe il bravo programmatore già invece di ritornare l'optional? Tirerebbe una bella eccezione, giusto? No, aspetta, aspetta, aspetta che la tiro dopo l'eccezione. Ah, la tiri dopo l'eccezione. Vai, l'abbiamo già detto prima. Vai. Andiamo avanti. Allora, torniamo indietro. Sì. Ah, quando non lo trovo il prototipo. No, no, sotto, sotto. Aspetta, dove? Ok, ok. Allora, vai. Choose è più o meno il fulcro della nostra applicazione. Una volta che ci abbiamo messo dentro i soldi, col charge, decidiamo di prendere un prodotto. E a seconda di come si comporta la nostra macchinetta, cerca il prodotto, lancia un'eccezione se non esiste, chiarissimo. Qui già un po' meno chiaro. Però va bene, aperto le cose. If not by product info, se non sei riuscito a comprare il prodotto che volevi, lancia un'eccezione. Se andiamo a vedere come è implementato questo buy, vai qua, in buy, dove sei? Dentro buy. Vediamo un po' come è implementato. Sotto. È più bello. Chiama, delega a model debit quel metodo che abbiamo visto prima. Quindi il valore di ritorno di quel metodo prima, che non so se ricordate qual era, chi se lo ricorda qual era? Il valore di ritorno, boolean, chiarissimo. Scusa, sto trollando un po' il Simone. Ho fatto il debito oppure no? Il valore di ritorno viene propagato fino all'applicazione per fare questa bellissima if sopra per vedere se ha lanciato o no e a seconda lancia un'eccezione. C'è qualche domanda su questa implementazione? Chiarissima? Vabbè, volendo giù, cos'è l'optional? Sì, sì, esatto. Questo l'ho lasciato così. Ottima osservazione, l'ho lasciato apposta per invogliare le domande qua. Ma chi è che conosce che cos'è la legge di Demeter? 5, 6... Ok. Ne parliamo poi con le pizze, perché sennò... Sì, dai. Ok. Io trovo strano che nessuno mi abbia detto che non abbiamo scritto i test per questa cosa. Non si scrivono i test. Ok, non si scrivono i test. È talmente banale. Guarda, c'è il test, è qua sotto. Ok, c'è un test di integrazione. No, perché io faccio il tarifano di test, che testa solamente il bel... Oddio, un lapsus. Let it pat, grazie. Ovvero quel caso in cui va tutto a posto, non sappiamo cosa succede, ci potrebbe essere un bug, ma ci potrebbe essere un bug. Ma non c'è il buffo. Non c'è il frame. Perché non è un meeting sui test. Esatto. Cosa, ma non perché io ho tirato un pippone a tutti sui test. Allora, ma... Prego. Adesso c'è la svolta, perché questo qua è l'esempietto che trovate online, ne trovate mille di esempietti così, sulla vending machine, non c'è problema, la facciamo in questo modo qua. Modelliamo lo stato, modifichiamo lo stato e funziona tutto, ce ne sono mille, ma quello che ho voluto fare e aggiungere è voglio fare in modo che la macchinetta cambia, arriva il manager e dice cambiano i requisiti, adesso la macchinetta deve fare uno sconto random, quindi voi mettete dentro i soldi, il caffè non costa più quello che costava, ma c'è uno sconto random, ok? Perché abbiamo usato random? Perché come lo stato della macchinetta è un casino in functional programming, anche lo stato di un random deve essere bias, è pure un casino nel functional programming. E quindi volevo dire, ok, per un cambiamento di requisito così semplice, come quello di dire semplicemente aggiungo uno sconto random, come lo faccio in object oriented e come lo faccio in functional programming? Allora, vediamo la soluzione object oriented. No, vuoi fare prima la... Era meglio se facevi la versione functional di questo qua. Allora, facciamo la versione functional di questo qua.
Adesso vi spiegherò la... Allora, qui come uno, ok. Foppo. Sì. Allora. Oh, che bello. Oggi stasera non parliamo di linguaggio, stasera il linguaggio ce l'ho tutto. Esatto. Lo sei studiata, e non necessariamente sta roba è così, cioè ci stanno linguaggi in cui sta roba è un po' più leggibile, bisogna essere onesti. Allora. Cioè sta roba è un casino perché ci pitteggiamo, quella è la verità. Guarda. Vabbè, ok. Se... Vai. Se vuoi aver ragione. Allora, di nuovo, le due operazioni fondamentali sono cash, metti i soldi nella macchinetta e choose, ok? Esattamente come prima. Il cash è super facile. Come funziona? Funziona così. In functional programming, quando voglio gestire lo stato, ok? Lo stato deve arrivare da fuori, ok? Il mio modello non può essere un field di questa classe qua. Ok, perché se no poi dovrei modificarlo, poi quella classe lì ce l'ha, ma poi dopo se mi serve da un'altra parte non posso usarlo perché è privato, eccetera. Quindi lo devo passare da fuori, le funzioni devono essere pure in qualche modo, quindi non ci deve essere stato, e soprattutto ovviamente tutti i metodi devono essere funzioni pure, quindi sono static, ok? Prendono dei parametri e ritornano un risultato. Allora, quando metto dentro il cache, cosa devo fare? Devo avere una classe model, che è quella che mi tiene tutto lo stato della vending machine, quindi quante monete ho messo dentro finora, eccetera. Questa classe è una struct, ok? Ed è immutabile. Ok? Come diceva Luca prima, ogni volta che la devo toccare, devo crearne un'altra diversa da quella di prima. Quella di prima viene mutata. Da quello che sto facendo io. E qui è proprio quello che faccio, no? Se devo mettere i soldi dentro, cosa devo avere? Devo avere il modello iniziale, devo avere quanti soldi metto dentro, e dopodiché ritorno questo cache, prima nella versione object oriented ritornava void, perché ritornava void? Perché andava a modificare lo stato, ok? Quindi aveva un side effect, mentre qui deve ritornare model e costruisco semplicemente il nuovo modello. Il nuovo modello ha gli stessi prodotti di prima, c'ha un nuovo cache, e c'è un nuovo stato che è grazie per aver messo dentro i soldi, ok? Chiaro? Modello viene da fuori, aggiungo altri parametri, ritorno al nuovo modello, ok? Choose funziona allo stesso modo, prende il modello da fuori e prende qual è il prodotto che abbiamo scelto dalla lista dei prodotti, ok? Dopodiché mi deve ritornare il nuovo modello. Perché mi deve ritornare il nuovo modello? Perché se ho acquistato un caffè, la quantità di soldi all'interno della macchina deve essere per forza diminuita. Quindi devo ritornare un nuovo modello con meno soldi di quello che è entrato. Un nuovo modello della macchinetta. Non cambiamo perché è pesante. Nuovo stato della macchinetta. Ok, allora come faccio qua? Ho scelto il mio prodotto, vado su infos, quindi sui prodotti della macchinetta che sono dentro un modello, chiamo stream, e poi vado a cercare proprio quello che voglio, ok? Filtro tutti i cosi e poi cerco il primo, ok? Questo ovviamente può ritornarmi, mi ritorna un optional, perché? Perché può trovarlo o non trovarlo, ok? Quindi di nuovo come prima. Allora, dopo che ho questo optional, cosa devo fare? Devo dire, ok, adesso io che ho il prodotto, ma è dentro questa scatola, ok, che si chiama optional, però devo andare a operare sul prodotto che c'è dentro, non sulla scatola fuori, ok? Quindi per fare questo uso questa funzione che si chiama map, che dentro mi passa proprio il product info che ho trovato, ok? Se l'ho trovato. Se questo optional non ha trovato il prodotto, questa map non viene chiamata, ok? Quindi, detto che ho finalmente il mio product info, so quanto costa il prodotto che ho scelto, ok? Quindi cosa faccio? Prendo
il costo del product info, lo sottraggo dal cache del modello della mia macchina per ottenere un nuovo optional di cache. Posso farlo l'operazione sì o no? Di nuovo, ricordate, se sottraggo potrei andare in negativo, al negativo non va bene. Quindi anche su questo optional devo fare un'altra map per andare a vedere, andare a trovare il nuovo cache. Perché mi serve il nuovo cache? Perché devo restituire un nuovo modello. Okay? Il nuovo modello è lo stesso con gli stessi prodotti di prima, però stavolta c'ha i nuovi soldi che sono avanzati. Immaginatevi, questi soldi possono essere restituiti, insomma, possono essere usati. Dopodiché c'è un nuovo messaggio che dice, ok, hai ordinato il caffè, io ti ritorno un nuovo modello, lo stato che ti stampo sulla visiera della macchinetta è goditi il caffè che hai preso, ok? No, posso anche notare una cosa? Sì, dimmi. Dimmi. Mi manca dov'è il prodotto che ho scelto. Ti viene da fuori, ovviamente, no? Sì, ma dov'è ritornato? Se è una funzione pura, io chiedendo una cosa dovrei prendere qualcosa dalla macchinetta. Qui, e cosa qui, ho preso? È qui che c'è la gavola. La gavola è che tu... Ah, no, no, inizia. Ma non ho capito il riguardo di Luca? No, lui vuole il bicchiere con dentro il caffè. Cazzo, l'ho pagato, scusa. Aspetta, qua ti dovrebbe tornare una dupla con il model del prodotto. Ma è abbastanza importante questa sì, cosa. Sì. No, importante. Allora, qui nella parte qua sotto abbiamo questi or else get che semplicemente coprono i casi non felici. Okay, il primo... Questa è la macchinetta rotta, quella che ci metti, dici ti ho dato il caffè e poi non ti dà. No, dice, grazie. Scusa. Allora, siccome lo passi, adesso ti rispondo, siccome lo passi da fuori, sì, non hai bisogno che te lo restituisco anche, no? No, perché se me lo passi poi dovresti scegliere passare il product team, no, e ti dovrebbe tornare qua. Esatto. Poi facciamo la conferenza. Ok, vai. È come se io nella macchinetta di espresso ci metto la capsula e lui mi restituisce la capsula. Dai, basta, ti ho capito, dai, basta. Vabbè, qua sotto c'è la gestione dei casi errori. Ok, è questa, insomma... È banale, nel senso che se mancano i soldi, se non hanno trovato un prodotto, è invalido. Ok? Bene. Pura, prendo il mondo da fuori, lo passo dentro, questa signora qua mi modifica il mondo e poi mi ritorna al mondo. Ok? Quindi qua, come lo uso? Lo uso così. Vabbè, qui aggiungo i prodotti, le informazioni dei prodotti. Dopodiché creo un modello iniziale, che ha cache 0, macchinetta vuota, ok? Dopodiché come funziona? Funziona così, chiamo per primo cache, gli passo il mondo, lo stato iniziale è 10 euro, ok? Questo signore qua mi ritorna un model, cache mi ritorna un model, ha voglia di rifattorizzarlo e tirarlo fuori, così sì. Chiaro. No, solo cash. Solo cash. Scusate, cosa la parte roba. Con la composizione di funzione non già letto, Simone. Sì, c'è da fare. Mi sa che l'hai rialzato, ok. Qui lo chiamo? Chiamalo model 1, model 2, model 3, non so. With cash, esatto. Ok. Ok, dopodiché, quindi qui le abbiamo separate. Quindi la choose prende il mondo esterno, stavolta con i soldi, gli dico, guarda, voglio il primo prodotto della lista, ok? E questo mi ritorna un nuovo risultato che è stavolta appunto il... Esatto. Ok, e lo stampo. Ok? Dubbi, problemi, perplessità? Ok? Però chiediamolo un po' il feedback qua, a parte vabbè, le cose che abbiamo già detto noi, cioè questa implementazione vi sembra più bella? No. Perché? Perché no, ma perché no? Perché istanziare il model, che faccio poco functional programming, ma per me è molto meno. Supponi che istanziare il model sia gratis. Allora, parliamo in termini di... scordiamoci per un attimo le performance di garbage collector, che questo è Java, che... scordiamoci tutto.
parliamo solo della leggibilità, manutenibilità, tutte le robe belle che c'hanno, clean code che ci hanno insegnato. Dai. Questo è più clean o meno clean di quell'altro? Meno clean. Temo che la sintassi qui non aiuti, la obiettiva. Andiamo secondo la sintassi. Concentriamoci. C'è qualcuno... Avete notato un pattern strano, un pattern che vi dà fastidio? Che devi passare tutto il mondo. Sì, e? E che ti restituisce lo Stato. È una roba grossa, ti ridà... Esatto, che è faticosa questa cosa, no? Cioè, è faticosa l'idea di prendere il mondo, modificare una minima parte e poi ricreare un mondo nuovo con solo quella parte modificata. Vedete che infatti la cosa più brutta, se mi concedete il termine, proprio strana, è proprio su questa cosa qua. Giusto? Water catch plus cache, anche perché devo ricopiare di nuovo la reference verso questi prodotti, questa cosa qua. E tutte le funzioni, voi oramai avete capito un po' come funziona questo modello, tutte le funzioni che fanno qualcosa sulla macchinetta, tutti restituiranno la macchinetta e un'operazione fatta sulla macchinetta. Importante. Dove il primo elemento dovrò ripassarlo a tutte le altre funzioni, e il secondo elemento è quello che consumo. Immaginate che quella funzione di prima restituisce il caffè e la nuova macchinetta. Se voglio prendere un altro caffè, quando ne prendo un altro caffè, devo restituire la macchinetta restituita dal primo caffè. Dal primo caffè. È importante questa cosa. Allora, in particolare, qui si vede molto bene, qua non posso passare init, ok? Devo stare molto attento qui a quello che passo qua, perché qui posso passare init perché è la prima operazione, ma qua sotto devo per forza passare quello che mi è stato ritornato dalla prima operazione. La memoria dello stato precedente. No, l'operazione è pura, è pura. Ok? Sei tu applicazione, adesso è tutto nelle tue mani di stare molto attento a dover passare lo stato giusto ogni volta che devi portare in giro. È proprio il concetto di funzione matematica. Una funzione matematica, lo stato dentro non ce l'ha. Il risultato dell'output dipende esclusivamente dall'input che gli dai. Portando le estreme conseguenze e applicando questo concetto alla programmazione esce fuori sta roba qua, non c'è via d'uscita. No, aspetta un attimo, adesso vi faccio il colpo di scena. Perché voi pensate che i programmatori funzionali siano dei masochisti e quindi ogni volta che devono scrivere una cosa del genere devono ricreare uno stato nuovo, lo devono passare. Okay. Cioè, tutte queste due cose, perché queste due cose sono un problema. Uno, dover ricreare lo stato nuovo. E due, il fatto di sbagliarci. Qui, come ha detto Simone giustamente, se noi prendessimo un altro caffè, potremmo sbagliarci, invece di passare questa macchinetta qui, potremmo passare la macchinetta iniziale, che magari non aveva più soldi. Caffè gratis per tutti, perché esatto. non viene mai diminuito, no, il cash? Fatto poi non dà neanche prodotto. Non dà neanche prodotto, è vero, però... Okay. Allora, come si risolve questa situazione? Ce l'ho, Ce l'abbiamo, adesso la vediamo. Con un meccanismo... che dopo stasera non mi spaventerà. Chi lo sa già come si risolve questo problema? Chi lo sa già? Luigi, tu lo sai già, sei l'unico che lo sa. Di non passare in giro queste... Allora, come vedete c'è una cosa... Non è che hai il problema, Luca. Aspetta. E chi hai il problema, raga? Sì, sì. Ok. Allora, vedete qua che c'è un pattern comune? Cioè, risultato, nome, funzione, model. Okay. Qua sotto uguale risultato model, nome funzione model. Sarebbe bello riuscire a tirare via questa roba, okay? In modo che venga passata in modo automatico da una funzione all'altra. E fare un po' una specie di refactoring e dire, vabbè, ma siccome questa roba qua è comune, rifattorizziamola in una astrazione e poi usiamo quell'astrazione lì. Ok? Allora, si può fare. La stazione esiste già. Adesso vediamo come l'abbiamo chiamata qua, perché è sempre una di quelle cose un po' rischiose. Allora, qui abbiamo 10 minuti dove dovete di nuovo stare molto attenti, perché questa qui è la roba pesante di functional programming, ok? 5-10 minuti, ma poi lo condensiamo qua. Poi a pizza possiamo andare. Non c'è pizza, lo stage. Allora, cioè, ventanisci, control e poi devi
fare lo slide verso contrario. No, esatto. Più o meno ci sono riuscito. Allora, dimentichiamo map per un secondo, il primo, no? Qui abbiamo cache e choose di nuovo. Come vedete, non prendono più il model. Ok? Prendono giustamente solo uno il cache e l'altro il prodotto da scegliere. Ok? Però ritornano qualcosa di diverso, ovviamente devono sempre ritornare qualcosa. Questa astrazione qua è quella che mi rappresenta il modello, ma non solo, anche il passaggio del modello, ok? Quindi non è solo l'astrazione che riguarda la struttura dati che tiene dentro il mio stato, ma è anche l'astrazione che si occupa di passare il modello da una operazione all'altra, ok? Quindi è una specie di contenitore, ok? Al quale è associato il modello e questa operazione, questa cosa che viene fatta, che è il passaggio del modello da una cosa all'altra, da un'operazione all'altra. Okay? Immaginatevi Vending Engine come una specie di contenitore che sa qualcosa di più, sa fare qualcosa di più che solo contenere delle cose. Okay? Allora, qui che cosa ho fatto praticamente? Questa diventa una functional interface. Ok, che è una nuova, ha un solo metodo astratto, che è questo qua, apply, lo vediamo in un secondo come viene implementato. Tutto il resto possiamo scriverlo in funzione di quello che abbiamo scritto prima. Abbiamo, quindi, trasformiamo tutta la faccenda, diciamo, ok, guarda, cache, che prende questo cache, ovviamente dovrà alla fine lavorare sul modello, per forza, no? Alla fine è proprio quello il modello che viene, però voglio nasconderlo dentro l'implementazione di cache, cioè, chi chiama cache non voglio che sappia nulla che riguarda il modello, ok? Quindi chi lo chiama non me lo deve passare, però all'interno dell'implementazione di cache ovviamente lo posso usare, ok? Quindi questa qua che cos'è? È una funzione che prende un modello e mi chiama quella di prima, ok? Vedete qua, questa si chiama engine, ma quella di prima si chiama machine, ok? E semplicemente qua gli passo un modello e cache, quella di prima. Okay? Quindi, che cosa ho fatto? Attenzione che qua è un punto fondamentale. Questa cosa qua non fa niente. Questa cosa qua descrive quello che voglio fare. Okay? Questa funzione cache che non prende il modello mi dice, guarda, io ti passo un cache. E qua ho scritto semplicemente, vabbè, che ci faccio con quel cache lì? E lui mi dice, ok, immaginiamo che qualcuno da fuori mi passa un model, allora con un model e con il cache mi chiami questa funzione. Ma è una descrizione semplicemente di quello che... È esattamente quello che fa il filter dello stream. Quando chiami filter non stai a fare il filtraggio davvero, è l'inzi. Pure questo è l'inzi. Okay. È esattamente la stessa cosa. Quindi descrivo qua quello che voglio fare, ok? Questa è una funzione che prende un modello, esegue questo codice e questo codice mi ritorna. Cosa mi ritorna? Il modello. Grandi, siete ancora svegli. E guardate un po', assomiglia molto a questa roba qua. Ok? Prende un modello e mi ritorna un modello. Che cosa ho fatto? Ho fattorizzato fuori, rispetto a quello che avevo fatto prima, proprio questa parte qua. Il fatto che esiste sempre un parametro, che è il primo parametro che si chiama model, è il fatto che tutte quelle altre funzioni là mi ritornano model. Le ho tirate fuori, rifattorizzate, e come risultato è che qui non ci sono più. Ok? Quindi questo è il refactoring che ho fatto, questo metodo qua diventa parte di questa nuova astrazione, e questa nuova astrazione mi permette di dichiarare quello che voglio fare senza dovermi portare dietro l'engine, scusate, il model tutte le volte. Ok? Cerco di... adesso non so se... che questo qua è il concetto che una volta che l'hai capito non riesci più a spiegarlo. Sì. Però... però ci provo. Devo provarci anche. È come avere, avete presente Mario e Luigi, Mario Bros,
che c'era sempre il fratellino Luigi che lo seguiva, lo aiutava in tutti i livelli. Chi ha giocato Mario Bros? Meno male. Stavo vedendo tutte le mani basse e ho detto no, sono troppo vecchio. Allora, ok, quindi Mario Bros aveva il fratello Luigi che se lo portava sempre dietro, no? Il fratello Luigi è quello che doveva passare in giro per poter fare le cose, ce l'aveva sempre. Qua abbiamo semplicemente detto, vabbè, questo è Luigi, ok? Prima era Mario che doveva prendere Luigi e passarlo in giro, dopo invece il gioco è stato aggiornato e Luigi segue sempre Mario, ok? Fa tutto quello che fa lui, salta un pelino dopo, però lo segue sempre. Questo è, lo segue sempre, ok? Quindi questo è Luigi, è qua, è Mario che... non c'è più bisogno di passare lui. Ok, non funziona. Funziona anche con me. Ok, allora, come lo implementiamo model? Apply, che è l'unico metodo che è rimasto astratto. Lo prendo in ingresso, lo ritorno in uscita. Ok? Questo signore qua non ha nessuna logica, semplicemente che cos'è? È quell'astrazione che prendo di qui e lo passo di là. Quindi il passaggio è qua. Okay. È quel bit in più che abbiamo fatto per poter dire questa astrazione qua non è solo il modello, ma è anche il passaggio del modello. Okay. E il passaggio del modello è dentro qua. Okay. Adesso scusate, impressione a caldo. Adesso... Chi ha capito qualcosa? Che bello, circa metà. Così a occhio, questa implementazione vi sembra più semplice? Quella che la guardiamo. O più di... Quella che la guardiamo. Allora, vi ricordate prima l'implementazione era chiamo prima cache, poi dopo devo chiamare choose. Adesso la scrivo così. Ok? Allora. Ok. Allora. Quindi istanzio questa nuova astrazione, l'implementazione che c'ha qui il passaggio, ok? Dopodiché mi creo un modello iniziale, ok? Dopodiché cosa dico? Ok, adesso il modello iniziale non lo uso ancora, voglio semplicemente descrivere quello che voglio fare. Allora, la mia descrizione comincia così, parto dall'engine, dico voglio fare cache 2 euro, cache 10 euro, choose, primo prodotto della lista, dopodiché alla fine, esattamente come gli stream, gli dico, ok, guarda, ti ho detto, ti ho dato la lista della spesa, esattamente le operazioni, una dopo l'altra, che tu devi compiere, ok? Alla fine di queste tre, quello che ottengo, se io non chiamassi apply, quale sarebbe il risultato di ritorno di choose? Engine. Questo qua. L'engine, ok? Quindi praticamente l'engine, immaginatelo come un foglietto sul quale voi potete scrivere una serie di operazioni una dietro l'altra, ok? Alla fine, queste operazioni, gli passate lo stato iniziale e lui dice, oh, allora con lo stato iniziale posso veramente cominciare a eseguire quelle operazioni, ok? Quindi ho scritto tutte le pizze sul bigliettino, ma finché non telefono, non arrivano, ok? No, non solo non arrivano, inizia la mano a cuocere. Inizia neanche a cuocere, ok? Mi sono perso qua. Sì. È roba spessa, eh? Sì, sì, ma... Ok. Apply the model, sì. Non ritorna allo stesso model che è stato passato. Sì, infatti, non apply, semplicemente cattura il passaggio del modello da parametro di ingresso a parametro di uscita. Ok? Cattura solo quella funzionalità lì. Tu qua dentro non puoi fare altro perché? Perché non hai nessun altro parametro esterno. E questa ma non poteva essere un default method. Mi sfugge questa cosa. Sì, poteva essere un default method, ma sì, sì, poteva essere un default. Non ho capito. Per rispondere alla domanda di Edoardo, scatto una domanda per volta. Cioè, quando tu dici lo stesso modello, vuoi intendere lo stesso tipo, giusto? No, intendo l'identità. No. No, no, no. No, ma no, 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 perciò non dico più. È che sopra non hai raccontato quel mappa. Ci arriviamo adesso. Per quello che
però forse facciamolo vedere, dai, raggiù. Allora, ognuna di queste funzioni qua, ok, che sono la descrizione di quello che voglio fare. Allora, torniamo qua. Questa parte che c'è dentro le parentesi non fa nulla, è semplicemente una funzione, ok? Ma non fa nulla, non è che cambia qualcosa, eccetera. Io dichiaro com'è questa funzione, cosa fa, i parametri che prende in ingresso e cosa il codice che esegue e quindi ovviamente anche che cosa che ritorna. Credo che manchi anche un'altra cosa che magari non è familiare con il metodo map. Il metodo map scritto così implicitamente sta ricreando un nuovo oggetto FP vending machine vending engine, giusto? Cioè la sintassi della lambda così com'è. Sì. Sì. Certo. Non è solamente una funzione, ma è proprio un'istanziazione dell'interfaccia. No, nel senso che No. Vending engine return. Allora, scusami. Questa è una funzione. Sì, okay? Che prende come FB vending engine. Esatto. Allora, vedila così, è una funzione che prende un modello in ingresso. Okay. Sì, ritorno al modello. Mi è chiaro questo, okay. Ma penso che a beneficio di chi non è familiare, sì, con Java 8. Java 8 riesce a tradurre quelle che noi chiamiamo functional interface, cioè interfacce, sì, che hanno un solo metodo non implementato, in quell'interfaccia lì, sì, con, sì, la sintassi delle funzioni. Sì, sì. Quindi questo one-liner in realtà dice una cosa un pochino più complicata. No, giusto, non è giusto, 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 sì, cioè stai dando una cosa per scontata. Sì, allora. Posso? Sì, sì, prego. Progetto function che tu passi al metodo map. Sì. Vuol dire che stai passando una funzione che prende in input un modello e ne restituisce in output un altro. Esatto. Sì. Esattamente, è scritto qua. Modello in ingresso e in uscita. Ok. Allora, quindi map prende questa funzione qua. Queste funzioni qua sono tutte scritte qua sotto, ok? Prendono un modello in ingresso, chiamano quest'altro codice, il quale, se vi ricordate, a loro volta restituiva il model, no? Era la versione precedente, noi passavamo il model dentro e lui ce lo ritornava modificato. Quindi qua prendo un model da fuori e me lo ritorni indietro. Quindi questa entra qui dentro, ok? E questa anche, ok? Questa map che cosa fa? È quella che mi, con questa apply, che è questa qua sopra, è quella che mi fa partire il passaggio dei modelli dall'una all'altra. Ok? Mi rendo conto che è difficile da vedere. Ma una cosa che non mi è chiara è perché chiami left apply su un altro apply. Cioè... Allora, questo fapply è un metodo della classe function, che vuol dire semplicemente questa è una funzione che prende un modello e ritorna un modello. Quando la chiamo, il metodo si chiama apply, okay? Ok? Ma qual è il modello che ti passo? Ok? Il modello che ti passo è questo qua, che è quello ritornato da questa funzione apply, che è questa qua sopra, è quella del passaggio. Okay. Se non chiamate apply, apply si chiama apply. Sì, sì. È this.apply. Questo è this.apply. Sì. Poi apply non può essere default. Ecco, questo è infatti. Apply mi sa che non può essere default, default, altrimenti questo gioco non funziona. Esattamente. Ma okay. Solo una nota, giusto per, sì, chiarezza, no? Giusto che map si vuole condurre al metodo and then che c'è già su function, cioè via l'applicazione di una funzione dopo l'applicazione di se stessa. No, perché? Perché non è quello che dici tu. Questo map qua è un map particolare che ritorna vending engine. Quindi non è il map. And then ritorna function. Certo, ma io poi dopo, se scrollo in basso, qua sotto,
non potrei più chiamare questi metodi qua, perché dopo che chiamo il primo, dopo mi ritorna function, e function non ha il metodo cache, non ha il metodo choose, eccetera. Basterebbe poi fare l'override. Secondo me no, aspetta, esatto, ma in Java, questo è un dettaglio tecnico, in Java questa cosa non la puoi fare, perché function è una funzione generica, e fare l'override di tipi generici non può fare. Simone, scusami, forse però lui sta dicendo un'altra cosa, che quella roba lì la puoi scrivere in un altro modo. Questa qui la puoi scrivere map, apply, esatto, punto .nf. E ci togli quell'M davanti. Volevo dire cambiare proprio il nome map del sì, forse lì. C'è una confusione, veniva da fare. Allora, disfund apply, che cos'è? Non c'è l'M, perché di solo l'M. Sì, però ce la puoi mettere all'interno, ce la puoi mettere all'interno. Sì, hai capito cos'è? Non è una delle cose. Allora, o fai apply M and then F? Esatto. Questo credo. No, giusto per chiarire quello che credo se stia intendendo tutto qua. Il punto originale era sul nome matto che poteva originare un po' di confusione. Ma ok, sono d'accordo con te. Hai una proposta? Perché l'end then di function chiamare questo then? Ah, cioè nel senso io applico me stessa and then applico. Scusa, non avevo capito nemmeno io allora. Pensavo parlassi dell'implementazione. Stai suggerendo di rinominare questo map con end then? Sì, una cosa del genere. No? Perché l'operazione fatta all'interno poi è quella che fa. Il problema è che qua è return and then. Diventa. Beh, diciamo che return and then avrebbe una buona idea del fatto che non viene eseguito niente in quel momento. Vabbè, allora chiamala lazy, scusa. Lazy, vabbè. Cioè, boh. Allora. L'aggettivo. Sì. Però dai, non perdiamo tempo su sto nome, secondo me, sono 9:30, raga. Se non dovessi mettere vabbè, facendo l'esempio, se dovessi mettere la fly, che se salti questo apply qua e qui ci mette F apply M e basta, succede che lo stato non cambia mai. Quindi praticamente quando io vado sotto e chiamo cache 1, cache con un altro valore, eccetera, sto sempre lavorando sullo stato iniziale e quindi non viene mai passato dall'uno all'altro. Ok? Ah, ok. Allora. Quindi, scusate, riprovando a fare le domande di prima, questa implementazione quindi, mi sembra migliore della precedente? Sì, no, secondo aspetta, me c'è un'altra... La precedente non aveva anche scrolla sul main. Sembra esatto. Migliore di quella precedente? Cioè di quella che abbiamo visto prima con lo stato esplicito passato? Vi è anche chiaro il perché è migliore? Okay. Scusa Luca, però no. Non è qua il problema dell'implementazione, il problema è di come usi le BI. Esatto, questa di cui stai parlando secondo. Questa qui è un'implementazione differente, ma è anche un API differente. Mi seguite? Perché cambiano tutte le funzioni, le definizioni di funzione. Tutto questo casino che abbiamo fatto sopra, l'abbiamo fatto per arrivare poi alla fine qui e non dover passare il model a tutte le chiamate e averlo come parametro in tutte le API. Okay? Qualcuno sa come si chiama questa astrazione? Chi lo sa? Chi lo vuole dire? Così tranne Ruggero, perché fluent interface. Fluent interface viene usato nella cosa. È una monade. Quale monade è? La monade di stato. Okay. Quindi la prossima volta che sentirete parlare di monade di stato, ricordatevi di questo talk stasera. Cioè l'idea di prendere l'input, lo stato come ingresso e restituire un qualche cosa che ha cambiato lo stato, quindi a sua volta prende l'input e restituire l'output, ripeto l'altro, ma senza esplicitarlo. Chiaro? Perché non basta dire ho la programmazione funzionale, prendo tutto l'input e restituisco tutto in output. Sarebbe un bagno di sangue se ogni volta dovessimo definire le funzioni che prendono lo stato e lo restituiscono. Abbiamo queste astrazioni che ci permettono di definire in modo puro, adesso stasera non stiamo a vedere cosa vuol dire puro, ma è importante, una computazione di questo genere, che ha lo stato. Quindi, concordate con me che nel leggere questa implementazione sembra che ci sia uno stato interno? Faccio cache di 2, metto 2 euro, metto 10 euro, sembra che ci sia uno stato. Cioè qui, alla choose, vi aspettate che ci siano 12 euro. 12 euro nella macchinetta, no? Che è naturale, proprio
basta vedere il codice. Invece no, lo stato non viene mai creato fino a che non viene passato qui in fondo, dopodiché viene concatenato con tutto quello che deve fare, ma appendendo quello che deve fare, e viene restituito il risultato. Quindi è proprio la metafora del foglietto di carta. Io qua sto scrivendo le istruzioni fino alla choose, ok? L'apply è, ok, prendo il foglietto dove ho scritto tutte le istruzioni, lo passo a Luca, e Luca, leggendo le istruzioni, esegue quello che ho scritto sul foglietto. Ok? Sì. Sì. Però in realtà nella state one hai il bind che ti permette far dipendere dalla trasformazione successiva dal fragmento. Sì. Quindi in realtà no, cioè quindi in realtà sono praticamente tutti indipendenti, no? Come funziona. È come se fosse una settimana in cui il tipo di ritorno, a parte la trasformazione stava sempre buono. Allora, il problema del tipo di ritorno c'è, perché la settimana storicamente restituisce lo stato e un altro tipo. È un altro tipo. Esatto, qui per dovere di semplicità non l'abbiamo implementato, perché ci interessa di più costa il concetto di passare lo stato. No, questa è la macchinetta che non ti dà il caffè. L'unica cosa che volevo dire è che in realtà per questa cosa qui anche un normale prodotto di funzioni funziona, perché in realtà sono tutte funzioni da stato a stato, se tu fai il prodotto di tutte queste sì, hai ragione. Sì. È il concetto che sta alla base. Cioè, non so, io purtroppo non conosco bene la però in realtà hai un altro linguaggio per esplicitare proprio il prodotto che funzioni. Però io su questo ho un dubbio, perché secondo me se fai il prodotto di funzioni di quelle che prendono model come parametro, ce l'hai sempre dentro. Non ce l'hai più. Ok. È quello che abbiamo fatto io in chat. Sì. Sì. Non solo la macchetta di dare caffè, sì. Ha fregato anche 10 euro. No, disastro. Allora, perché non c'è la situazione? Caffè costa 2, ne messe 12. Sì, no. Però scusate, no, questo è il metodo 12. No. Il caffè costa 2, ma il result sì, no, sì, sta scherzando. No, perché lo stato c'è qui, Adesso dovrei provare a eseguirlo. No, se lo fai girare. Sì, esatto, funziona, no? Questo abbiamo provato. Stampa giusta. Sì. Allora, un secondo, c'è questo state monad, ne trovate un milione di esempi su internet. Il problema è cosa succede, come vi dicevo prima, quando voglio fare lo sconto casuale e mettere dentro anche il random. Ok, allora no, facciamo, siamo un po' fuori, siamo fuori orario, però 10 minuti non ci sono le pizze. L'hai implementato? Sì. In Java? Sì. No, perché io oggi ho implementato un'altra lingua. No, c'è il trucco, non lo facciamo vedere. Chi che vuole vedere la stessa cosa implementata in Ansk? No. Buoni, buoni. 1, 2, 3, 4, 5. Vabbè, voi mettete il labbro il nostro lì, di Asker. Il ghetto di Asker lì quando e poi allora perché come essere sempre preso in giro, perché già è la seconda settimana che un programmatore di Asker viene preso in giro sempre io. Allora questa qua è la versione object oriented, ok, quella OP. Che cosa ho dovuto fare rispetto a quella precedente? Semplicemente è cambiato il requisito, no? Il requisito era, ma adesso devi fare uno sconto random, ok? Cambiando il requisito dico, vabbè, ma dove vado a toccare, qual è la cosa che devo toccare per implementare questo requisito? Beh, lo sapevamo, era il metodo buy, che era quello che determinava quanto costava tutta la faccenda. Mario voglia di scrollarlo, no? Sì, oppure semplicemente togli il folding. No, togli il folding. No, non c'è il folding. Sì, c'è il folding. Allora, quindi dalla classe padre, la classe sopra,
chiamo buy, ok? E gli dico, ok, guarda che mi devi comprare questo prodotto, e qua c'è l'informazione del prodotto e di quanto costa dentro questo product info. Dopodiché l'implementazione precedente cosa faceva? Vi ricordate, prendeva il costo dal product info, faceva, toglieva quel costo dal model, ok? Mario, vuoi andare su Superbuy? Mario, Superbuy. Superbuy. Chiamava, vabbè, model debit, ok? Col costo. Ok, torno pure indietro. Quindi andava a modificare il model, mi diceva se l'aveva modificato oppure no, e se lo modificava, toglieva il costo. Come si fa a tornare indietro? No, ho dovuto cambiare... Contro l'alt sinistra. Questo fa? No, è shift alt sinistra. Allora, qui semplicemente cosa ho fatto? Vabbè, devo cambiare solo questo oggetto qua, quindi dico ok, in modo casuale. Quindi cosa dico? Dico random, dammi un boolean random, ok? Se è false, paghi uguale a prima. Se è true, è gratis, ok? Cioè ho applicato uno sconto del 100%. Ora, questa funzione qua avrei potuto cambiare, avrei potuto fare random next double, ottenere uno sconto random tra 0 e 1, dopodiché moltiplicare quel numero tra 0 e 1 per quello che avevo ottenuto prima, eccetera, ok? Quindi, molto facile, molto localizzato, vado a modificare questo buy e basta, e molto specializzato, nel senso che questa funzionalità random sta in una sottoclasse, la classe padre non l'ho toccata, devo solo averla progettata in modo da avere questo metodo buy overridable, ok? Perché se ovviamente questo era un metodo privato a classe padre, avevo un problema, ok? Chiaro? Ok, vediamo come si fa con la versione... Okay. Allora, questa qua è la versione, quella che prende i modelli in entrata e i modelli in uscita, ok? Quindi torniamo indietro di un passo verso, per me, la semplicità, che almeno so dove sono le moving parts, poi non è magari così bella, ma almeno le vedo. Ok, allora, prima cosa da notare, ho dovuto cambiare tutte le signature dei metodi, perché non prendono più model, ma prendono random model adesso, ok? Dentro random model c'è non solo lo stato della macchinetta, ma c'è anche lo stato del generatore di numeri casuali, ok? Perché anche quello non posso tenermelo da qualche parte, è qualcosa che viene da fuori, lo devo passare da fuori, viene utilizzato e quindi viene modificato se qualcuno genera un numero casuale, e quel nuovo stato del generatore di numeri casuali deve essere restituito fuori, perché se no, cosa succede? Se io non lo restituisco fuori e non uso quello nuovo, il generatore di numeri casuali mi genera sempre lo stesso numero. Ok? Quindi, esatto. Random model, estended model, qui ho usato anche un mix di object oriented, eccetera, però vedete c'è un elemento in più rispetto a prima, che è lo stato, questo qua è lo stato del generatore di numeri casuali. Ovviamente cambia il costruttore, torno indietro. Poiché cambia la signature, cambia la classe del modello, cambia anche l'implementazione, perché devo ritornare stavolta un random model e devo passare questo parametro in più al costruttore, ok? Cosa che prima non dovevo fare, ok? Anche qui nell'implementazione che ho qua sotto, questo qua è il pezzettino di codice che mi implementa il business, in poche parole, ok? Quindi qua io prendo il costo, dopodiché genero il numero casuale,
e dico, ok, se è maggiore di 0, come prima il boolean, no? Next boolean, il costo è 0, ti ho fatto uno sconto del 100%. Ok? Modificare questa è lecito, perché è una variabile locale e sono all'interno della stessa funzione, quindi non è, è lecito anche in functional programming. Dopodiché il resto è tutto uguale a prima, ok? Con la grossa differenza, secondo, che ovviamente dove creavo i modelli prima, stavolta devo creare il nuovo modello e devo ricordarmi, vedete, allora qua, quando chiamo next int, mi viene ritornato questo result che contiene due valori. Il primo è il numero random che è stato generato e il secondo è il nuovo stato del generatore di numeri casuali. Ora, la value, cioè il numero random generato, lo uso qua, ma il nuovo stato lo devo passare qui al nuovo modello. Ok? Quindi vedete che dove lo passo? Lo passo nel caso positivo, passo il nuovo modello, altrimenti se questo or else get qua è quello che non entro neanche all'interno di questo map perché non ho trovato il prodotto. Allora a quel punto lì non ho neanche chiamato il generatore di numeri casuali, siccome non l'ho chiamato passo quello iniziale, ok? Non cambiato, piccolo dettaglio. Allora qui salta fuori che per fare questo semplice cambio nel business ho dovuto cambiare tutto il mio programma. Tutto, signature diverse, logica inserita qua dentro, magari si poteva rifattorizzare, adesso non dico che sia l'implementazione perfetta, però ci sono dei grossi cambi. Okay? Nella versione object-oriented io avrei potuto mettere l'implementazione della vending machine in un jar, e dimenticarmela lì, fare un nuovo jar con la versione random che linkava quel jar là, dopodiché deployare entrambi i jar e avevo la mia funzionalità. Okay? L'applicazione doveva solo essere smart nel creare la classe concreta giusta della vending machine, se quella normale o quella random. Okay? Però queste cose insomma si fanno abbastanza facilmente in Java. Nella versione functional non posso fare così, non posso riutilizzare il codice precedente perché è proprio tutto diverso. Questo metodo qua, cache, prima non l'avevo neanche toccato, ok? Adesso devo toccarlo perché non prende più un model ma prende un random model e qua devo passargli questo, ok? Cache che non c'entra niente col business, col cambio del requirement, è stato cambiato. Ok. Ci fermiamo qua. L'implementazione è bella, invece. Allora, l'implementazione bella, allora, qua, l'implementazione bella è un casino, nel senso che... nel senso che io, che so pochissimo di functional programming, non sono riuscito a tirare fuori, come avevo fatto prima, questo passaggio di questo parametro in più dentro un modello. Luca ci ha provato e io non l'ho capita la sua soluzione, l'ha scritta in ASCII. Allora, qui c'è un problema che non è relativo alla programmazione funzionale principalmente, ma è relativo al type system. Sì. Ok? Quindi qua il problema è che il type system di Java non è abbastanza potente per utilizzare i costrutti che invece della soluzione di Luca che lui ha scritto in ESC. Lui ha usato lo state monad transformer e quella roba non si può usare in Java semplicemente perché il type system è in Java. Comunque, detto questo, spezzo una lancia a favore contro la soluzione dello state monad transformer perché la guardavo prima con Luca che me la spiegava e l'ha scritta lui, vi assicuro che siamo stati là un quarto d'ora, non l'ho capita. Anche io l'ho capito. La quantità di magia sottostante è notevole. Okay? Così come prima vi ho visti un po'
in difficoltà, non direi in difficoltà, insomma un po' destabilizzati da questa roba dell'apply, dal fatto che avevamo tirato via i model, che avevamo rifattorizzati, per poi alla fine si capisce, forse sì, però forse no. Questo qua è su un altro... Stiamo facendo terrorismo. No, però stiamo dicendo una verità, che Java non si può. Ti do la possibilità di replicare. Ok, dai, replica, replica, ha ragione, ha ragione, diritto di replica. Allora... Allora, i vantaggi non ci sono, così vediamo come quando avete studiato il latino al liceo. E infatti anch'io, infatti anch'io oggi mi sono dovuto rivedere da scuola latino. Esattamente come il latino. No, allora, non è, adesso non è scopo mio dirvi i vantaggi di questa cosa qua, però voglio spezzare una lancia a favore di soluzioni nuove, ok? Così come all'inizio di questa presentazione io mi auguro che certe cose mi sembravano aliene, totalmente diverse, non ci capivate una randa, dopo che l'abbiamo vista fino alla fine, abbiamo capito i concetti alla base. Abbiamo capito il concetto di prendere uno stato, passare uno stato, restituire uno stato nuovo e come comporlo, e abbiamo dimostrato, mi sembra che abbiamo dimostrato stasera, che è possibile farlo in maniera elegante, mi concedete il termine, in maniera che non sembri complicatissimo farlo, una volta che ci abbiamo costruito l'astrazione subito. Attenzione che il vantaggio dei linguaggi di programmazione funzionale puri è che le astrazioni sono sempre le stesse. Questa è la cosa importante. Cioè, una volta che l'avete imparate, che sia oggi, sia settimana prossima, che sia l'anno prossimo, dopo non è che ogni volta che le dovete usare dovete fare tutto sto casotto. Questa è la cosa importante da capire. Le astrazioni che andiamo a utilizzare poi sono assolutamente sempre le stesse. E più o meno è come quando avete studiato l'analisi matematica al liceo, o l'istituto tecnico, o comunque alle scuole superiori. L'analisi matematica, se andate una persona che di analisi non sa niente, non ci capisce niente. È impossibile da capire l'analisi alla fine. Perché ci sono dei costrutti che non sanno come si legge. Come si legge il simbolo integrale? Provate a spiegare l'integrale a mia mamma. Veramente, provateci. E vedete se ci riuscite in 10 minuti a spiegare l'integrale. Perché sono concetti tutti, non so se avete notato, che si costruiscono sui concetti precedenti, e che hanno una definizione formale. Una volta che avete capito i concetti, ne avete capito la definizione, avete riuscite a capire dei concetti più complicati basati sulle definizioni precedenti. E una volta che li avete capiti, boom, li portate a casa e li usate, fine. Chiaro questa cosa? Non spaventatevi, è divertente. Fine. Quanto hai detto adesso? Sì. Il funzionale, sì, va bene per modellare qualunque tipo di problema, sì, oppure sì. il discorso è, cioè, quanto sei disposto tu a scendere nella tana del coniglio? Esatto. Perché se devi impararti i trasformatori monadici, certo, come dice lui, una volta che li hai imparati, poi li hai imparati, però poi dopo... Linguaggio permettendo, però, Ti va anche a mantenere il tuo programma. Che certo, non è questo qua. E non è questa roba qua, no. Questo è semplice. Io quello che capisco, quello che ho visto adesso, è che in Java è stata un po' smartellata dentro. Sì. No, allora, in Java, allora, smartellata è l'effetto che hai vedendola così, sì. Il problema è che hai questo effetto qui, perché ci hanno dovuto mettere sta roba dentro e ci hanno messo 5 anni abbondanti per farlo, tra l'altro, dovendo tenere il vincolo della backward compatibility con tutto quello che c'era prima. Questo è il problema. Quindi non è la migliore implementazione. Non è sicuramente il miglior linguaggio funzionale possibile, insomma. Però puoi fare, sì, probabilmente è peggio, una serie, sì, di cose, quasi pezzi di JavaScript che prima, cioè, pensa anche solo all'esempio del file, non so se lo ricordi, il file di calcolo di vedere le 40 righe, no? Quell'enorme while loop con tutte le funzionalità sparse all'interno del while, scritto in 4 righe di codice, quello è un buon vantaggio, ma diventa poi una cosa che tu devi cercare di capire con la tua sensibilità di programmatore. Hai imparato una cosa nuova, ti si è aperto un nuovo pezzetto di orizzonte e lì la devi sfruttare nel modo giusto. A Luca gli si è aperto l'orizzonte dei trasformatori monadici, a me non ancora. Quindi magari quando mi si aprirà pure a me sarà più semplice. Certo.
per ora le macchinette tu le fai ancora sì, io qua nella serata sono il tipo object oriented, sono loro i funzionali, quindi sì, ti dico, io sta roba qua per me è proprio, cioè le implementazioni object oriented random le ho cronometrate, ci ho messo 9 minuti e mezzo a farle tutte e due, a scrivere da zero, le altre tutto il resto della giornata. Quindi è vero che non sono il campione giusto per misurare queste cose, però è dura. Ma per me è più dura, poi non so. Chiaro. Se vi siete divertiti, dite io agli amici, eh? Bravo. E tornate tutti, e quanti erano? 70? 70, penso, sì. Ascolta, non si interessa l'argomento, c'è il gruppo di programmatori Haskell italiani. Queste cose non si parlano, non sapere cose. Che se cercate Haskell Ita,